Noi siamo a un chilometro dal primo passaggio sulla vetta del Pordoi. Avete sentito che tifo, che frastuono? Vi assicuro che stare lì in mezzo quando ci sono due ali di folla è ancora più assordante per i corridori, mentre è pericolosa a volte la posizione di qualche tifoso che rischia un po' troppo. Bisogna rimanere chiusi, ma quando il corridore passa, questo è un consiglio a tutti gli appassionati di grande ciclismo: lasciar sempre spazio ai corridori. Ricordiamo che qui le andature sono sempre molto molto sostenute e che lo sforzo per riuscire a fare quello che i corridori fanno è veramente molto, è veramente tantissimo. Ma vediamo adesso il passaggio. Direi che Piccoli è vicinissimo a quello che è il suo obiettivo di giornata, cioè riuscire ad incrementare notevolmente il suo vantaggio in classifica generale nel Gran Premio della Montagna. Vuole transitare per primo qui sul Pordoi. Era partito con 47 punti, 8 punti li ha conquistati al primo passaggio in vetta al Gran Premio della Montagna, che ha aperto un po' il percorso quest'oggi. Il Passo Magni ha conquistato altri 8 punti, portandosi a quota 45, altri 8 li vuole conquistare adesso, 55, quindi altri 8 li vuole conquistare adesso. E lì davanti Piccoli, e sarà interessante vedere al primo passaggio dal Pordoi, vale a dire a 68 chilometri dal termine, i distacchi tra gli uomini che stanno dando vita a questa bella battaglia, quando ricordiamo l'arrivo è ancora molto lontano. Ma ci sono notizie di Benedetto? Allora, i due davanti, come penso che vediate anche voi, sono vicinissimi al traguardo. Massi è sempre da solo all'inseguimento, mentre credo che il gruppo si sia riportato invece su Gotti, Belli, Rodriguez e Finco, che erano intercalati tra Massi e il gruppo della maglia rosa. Quindi Gotti, Finco, Cacaito, Rodriguez e Belli ripresi, e Massi che si trova a circa 30 secondi dai due battistrada. Quindi la situazione, quando stiamo per passare sul Gran Premio della Montagna di prima categoria del Pordoi, Piccoli e Simeoni al comando, Massi a una trentina di secondi, a circa un minuto il gruppo che ha ripreso Belli, Cacaito, Rodriguez, Finco e Ivan Gotti, uno dei più attivi in questo gruppo. Un Ivan Gotti che ha tentato la stoccata ma è stato riacciuffato dal gruppo. Li avete visti per qualche istante sulla sinistra del teleschermo, il gruppo in fila indiana marciare all'inseguimento di Piccoli e Simeoni, che stanno per passare in vetta al Pordoi. Primo passaggio, siamo a 68 chilometri dalla conclusione di questa ventesima tappa. Tra poco la cerniera sulla maglietta di Piccoli si chiuderà, un Piccoli che mi sembra molto provato, molto stanco. È passato per primo in vetta al Passo Mangel, passa per primo anche in vetta al Pordoi. Credo che difficilmente, se la corsa si infiammerà, riuscirà a tenere il passo dei primi sul Fedaia e soprattutto qui all'arrivo. Ultimo passaggio che porta in vetta al Pordoi. Vediamo il passaggio di Massi, che ha guadagnato qualcosa in questi ultimi metri. 21 secondi il ritardo di Rodolfo Massi a 68 km dalla conclusione, quando ancora manca il Fedaia, il secondo passaggio del Pordoi. Vediamo Faresina, il gruppo ha guadagnato 33 secondi per Faresina, anche Bugno nelle primissime posizioni, Belli che si è portato nella posizione io credo a lui più consona, vale a dire davanti a Tonko, anche Cacaito Rodriguez. Poi a chiudere abbiamo visto Zaina e Ivan Gotti, e vedete il pubblico che porge i giornali ai corridori. Vi dicevo, importantissimo coprirsi, e coprirsi anche molto quando inizia la discesa. Avete visto anche Berzin passare qualche istante fa, e a chiudere il gruppo, attenzione, vediamo altri atleti che stanno sopraggiungendo adesso. Questa è la fila delle ammiraglie. Il ritardo del gruppo guidato da Faresin, 33 secondi su Piccoli e Simeone. Pubblicità. Ritornati in diretta, vedete il passaggio sul Gran Premio della Montagna al Pordoi. Piccoli e Simeoni, Massi che si è piazzato in terza posizione con un ritardo di 21 secondi, e poi il gruppo a più di mezzo minuto, il gruppo tirato da Faresin, davanti a Zaina anche Bugno nelle prime posizioni, la media 28.691. Abbiamo visto per qualche istante prima Piccoli e Simeoni in discesa. Questo è proprio il momento, ci viene mostrato il replay del passaggio di Piccoli e Simeoni ai 2.239 metri del passo Pordoi. Sono andati all'attacco dopo Canazzei, nel momento in cui la salita ha cominciato a fare la sua presenza in maniera netta, massiccia, sotto le ruote dei corridori. E questi è Massi, Massi che è arrivato con un ritardo di 21 secondi, anche il volto di Massi parecchio provato. E poi questi dovrebbe essere invece Faresin, ah no, è Belli, Vladimir Belli, che ha marciato per molti chilometri
cercando di andare a contrastare i tentativi di attacco. Leggiamo anche la concentrazione, la tensione nel volto di Pavel Tonkov al fianco di Cacaito Rodriguez, e avete visto chi è subito dietro a Pavel Tonkov, la maglia iridata di Abraham Olano. Un Abraham Olano che addirittura è andato a sprintare all'intergiro di Moena, un intergiro, un traguardo sul quale è transitato per primo Fabrizio Bontempi, per cercare di guadagnare secondi di abbuono. Ricordiamo che in classifica generale Olano ha un solo secondo da recuperare su Pavel Tonkov, ha cercato di recuperarlo all'intergiro, e questo ci ha dato la netta sensazione delle ambizioni di Abraham Olano in classifica generale. Un Olano che, dopo aver sprintato all'intergiro, non ha mai perso la ruota della maglia rosa. Saronni. Beh, l'intenzione è chiara, Olano sta marcando Tonkov, ma è normale, è secondo a un secondo, quindi sta tentando di tutto per poter scavalcarlo in classifica. Qui siamo nella discesa, una buona discesa con parecchi tornanti che porterà i corridori dopo 9-10 chilometri ad Arabba, ancora nella valle, si scenderà nella valle con discesa meno ripida e meno difficile. Per arrivare poi in fondo si svolterà a destra e cominceranno 7 chilometri di salita non difficilissima ma comunque impegnativa, e i 6 veramente duri, dove io penso oggi si risolverà la prima parte, la prima grande selezione si risolverà in quei 6 chilometri, con pendenze addirittura in alcuni tratti che superano il 15%. Mentre vediamo Massi, ecco, sta continuando nella sua discesa, non è facile, ci sono dei tornanti molto stretti, bisogna trovare delle traiettorie giuste, e ho visto lì davanti ci sono già delle macchine e delle moto, potrebbe comunque o sta già vedendo i due corridori che sono lì in fuga, ecco, li vede là in fondo, tra qualche chilometro potrebbe rientrare. E mentre Piccoli e Simeoni sono già in discesa, a 6 primi e 50 secondi sono passati, è passato un gruppo con tutti i velocisti, quindi Piccoli e Simeoni in testa, Massi che è transitato a 21 secondi, il gruppo della maglia rosa poco più di mezzo minuto, e invece il gruppo dei velocisti 6 primi e 50 secondi. Vediamo se dai nostri inviati da Di Benedetto e poi se andiamo a Crosa ci sono delle novità mentre stiamo viaggiando in discesa. Claudio. Allora Davide, Beppe Saroni aveva visto bene, perché Massi ormai è stabilmente alla stessa distanza, anche perché poi sui tornanti riescono a controllare la distanza che c'è tra i due davanti e Massi che insegue. Massi può regolarsi, davanti al gruppo è Belli che conduce il gruppo della maglia rosa in discesa. Sentiamo Crosa, Giacomo. Non si sente Crosa, vediamo di collegarci poi più tardi. Velocissima la discesa in questo tratto, fermate le ammiraglie, e Massi che veramente sta rischiando tantissimo in questo tratto di discesa, che rientra su Piccoli e Simeoni. Massi che in questo Giro d'Italia ha conquistato il successo nella tappa che si concludeva a Prato, una bellissima azione per lui nel finale, un finale di gara con una salita veramente molto molto impegnativa. Ma queste immagini che ci provengono dalla nostra telecamera montata sulla moto ci possono dare testimonianza dell'alta velocità e della straordinaria capacità di marciare con ottime traiettorie. Guardate proprio come allarghi, freni, punti verso il punto di corda della curva, si lasci poi trasportare verso la parte esterna, e in questi tratti invece pedali sul rapporto più lungo a sua disposizione nel tentativo di andare a raggiungere Piccoli e Simeoni. Le traiettorie sono importanti per mantenere la velocità, vedi come i corridori allargano prima di prendere la curva, stringono la corda e allargano di nuovo per mantenere la velocità alta, per mantenersi lanciati. Qui oramai vede a 100 metri dai due fuggitivi che comunque non stanno forzando più di tanto, ha terminato il tratto più tortuoso, con l'abbiamo visto prima, con continui tornanti. Qui ce n'è un altro in fondo, vediamo Arabba, e dopo il paese ci saranno invece dei tratti di discesa non così ripida, con lunghi rettilinei, si farà molta velocità ma non ci sarà più da rischiare molto in curva. Sta per concludersi la caccia di Massi, che tra poco andrà a riprendere Piccoli e Simeoni, e questo ci dà una testimonianza in più. Il fatto che Piccoli e Simeoni siano arrivati veramente molto molto più provati in vetta al Gran Premio della Montagna, quando in discesa hai la capacità. C'è stata una caduta però, c'è stata una caduta, vediamo se i nostri inviati in gruppo ne hanno notizie. Sentiamo Crosa. Sì, era a cadere è stato Oslamine, che prima quando mi avete chiamato raccontavo cercare di raggiungere il gruppo, di recuperare.
su due tornanti dopo è uscito di strada, c'era il guardrail e fortunatamente per lui lì si è fermata la sua azione. E Mazzi continua a rientrare, sentiamo Di Benedetto. Stiamo arrivando ad Arabba, Mazzi faticosamente un metro per volta continua a guadagnare terreno su Piccoli e Simeoni. Il gruppo io non lo vedo dietro di me, sono esattamente dietro i primi tre corridori che guidano la corsa. Il vantaggio sapevo che era sui 50 secondi, dovrebbe essere rimasto invariato. 15 secondi per noi, rientrando su Piccoli e Simeoni, Claudio. Esatto Davide, ormai a pochi metri, sempre faticosamente, mezzo metro per volta, continua a guadagnare terreno. Davanti forse farebbero meglio a mollare un po', perché tanto ormai Mazzi è lì, quindi rientra, tanto vale aspettarlo. Ecco, vedo che Simeoni comincia, ha tolto una mano dal manubrio, chiede da bere, ha provato a dissetarsi, evidentemente ha trovato la borraccia vuota, chiede da bere. Adesso il cambio ruote viene avanti per portargli qualcosa da bere e Piccolo gli dà il cambio davanti. Dietro di me c'è un lungo rettilineo, ora io non vedo ancora comparire il gruppo, che a questo punto aspetterei. Ok, così possiamo avere un primo riferimento al termine della discesa del Bordoi. Quindi la situazione, Piccoli, Simeoni e Massi al comando, io credo 50-55 secondi tra loro e il gruppo. Quando siamo ad Arabba è finita la parte più difficile della discesa, ma la strada tra poco ricomincerà nuovamente a scendere. Saronni? Sì, vedi... 40 secondi tra loro. Non ci sono più quei tornanti difficili dove bisogna rischiare un po', dove bisogna rallentare, ma avere la capacità di rilanciare scattando la velocità poi all'uscita di curva. Ci sono... Sta partendo un uomo della Brescia Latin in questo momento. Sentiamo Di Benedetto se ha la possibilità di vederlo. Claudio, a te Claudio. Aspetta Davide, credo che sia Dotti, ma gli do il tempo di avvicinarsi. C'è stato un rallentamento, anche Bona adesso si è mosso, credo Fernandez Guinness. Sì, è Dotti che si sta avvantaggiando, quello dietro dovrebbe essere Fernandez Guinness e poi Bona. E adesso Sberg che prova a riuscire, la bagarre si è scatenata perché dopo quel forte... che non li sentiamo più, Dotti quindi che tenta l'allungo, un Dotti che oggi compie 28 anni, lo rivediamo tra poco, pubblicità. 49 chilometri alla conclusione di questa ventesima tappa, hanno da poco i corridori superato Pieve di Livinallongo, tra poco la strada scenderà ancora verso Rocca Pietore prima di cominciare a risalire verso il Passo Fedaia, penultimo gran premio della montagna naturalmente di prima categoria. Avete visto le immagini del Passo Fedaia, il più duro della tappa di oggi. La situazione al comando sempre Piccoli, Simeoni e Massi che avevano scollinato in testa sul Passo Bordoi, mentre questi sono i tifosi che attendono il passaggio dei corridori ai 2057 metri del Passo Fedaia. Oggi in programma ben 4 gran premi della montagna, tutti oltre i 2000 metri, tutti di prima categoria, gli ultimi due appunto il Passo Fedaia e poi l'ascesa nuovamente in mezzo alle Dolomiti verso il Passo Bordoi. La situazione al momento, Piccoli, Simeoni e Massi al comando, al loro inseguimento con un ritardo di 44 secondi i corridori che stiamo vedendo adesso, Vona, Fernandez Guinness, Laukaz, Becht, Beltran e Dotti che oggi compie 28 anni, lo vedete in penultima posizione con la maglia azzurra e gialla della Brescia Latte. Il gruppo a un minuto da questi corridori, ma ci sono notizie dal plotone della maglia rosa, Giacomo Crosa. Per la cronaca, Gotti aveva forato nel tratto di discesa, è stato abbastanza agevole il suo recupero, aiutato in questo anche da Cenghialta, recupero di Gotti completato pochi centesimi di secondo fa. Notizie dal gruppo dei primi, Di Benedetto. Davide, io sono dietro adesso i sei, cioè Dotti, Fernandez Guinness, Laukaz, Berg, Vone e Lanfranchi che viaggiano con 44 secondi di ritardo da Piccoli, Simeoni e Massi e con 16 secondi di vantaggio soltanto sul gruppo. Siamo in discesa, un tratto di discesa ripida con qualche tornante, il gruppo è a 150 metri. E dobbiamo dire che Fernandez Guinness e Beltran sono due compagni di squadra di Olano. Non sta rischiando un po' Olano in questo momento a privarsi della compagnia, dell'appoggio di due compagni di squadra importanti come Fernandez Guinness e Beltran? Saronni? Ma no, non penso che stia rischiando, perché poi li troverà più avanti, speriamo, con le gambe per poter collaborare col proprio capitano. Anche perché lì davanti ho visto che comunque la maglia rosa ha sempre due compagni che stanno tirando, stanno cercando di contenere il distacco, proprio perché più avanti, come dicevi tu, c'è
la salita più dura di questo finale, il Passo Fedaia, quindi la marmolada per i corridori, i ciclisti, ripeto, pezzi contratti di pendenza oltre al 15%, quindi certamente ci sarà una grande selezione e si svilupperà, come dire, la selezione importante che poi porterà i migliori qui all'arrivo. E tra poco illustreremo le caratteristiche dell'ascesa verso il Passo Fedaia, mentre i corridori al momento si trovano ancora in discesa. A seguire la diretta con noi è venuto a trovarci anche un amico di Beppe Saronni, è qui a pochi metri da noi, si chiama Francesco Moser, conosce molto bene queste strade, è venuto a farci un po' di compagnia. Ne approfittiamo per chiedergli un primo parere sia sul tracciato di gara, sia secondo lui su quello che accadrà tra i grandi in classifica generale quest'oggi. Francesco. Il percorso ormai è noto a tutti perché l'abbiamo spiegato e rispiegato. Adesso siamo nella discesa, l'ultimo tratto di discesa che porterà giù al bivio che porta al Passo Fedaia. Fino alla Maiga Ciapella la salita sarà non difficile, direi abbastanza pedalabile. Dalla Maiga Ciapella in poi gli ultimi 4 chilometri e mezzo presenta pendenze molto importanti, dal 15 al 20%. Direi che questi corridori che sono davanti hanno mirato a vincere il Gran Premio della Montagna qui al Pordoi. Quelli che hanno attaccato dietro, se si parla dei due gregari di Olano, potrebbero preparare un attacco della squadra, perché Olano non deve controllare la corsa, deve cercare di romperla la corsa, perciò mandando fuori i suoi cerca di muovere e di far muovere anche gli altri. Adesso in questo momento chi deve controllare la corsa è sicuramente Tonkov, perché lui ha la maglia rosa, anche se per un secondo, però è lui che deve controllare e gli altri cercano di metterlo in difficoltà. Questo è il gioco della corsa, purtroppo è sempre stato così e non è che sono là a vedere che ha rischiato un po' in questo momento Beltrame, che Tonkov faccia poca fatica, no? Loro cercheranno di fargliene fare il più possibile. Non lo so adesso quanto possa attaccarlo Olano, però provare almeno ci proverà, questo credo che sia normale che uno lo faccia. Sicuramente. Dove esploderà secondo te la battaglia? Già sul Fedaia o attenderanno l'ultima ascesa verso il Pordoi? Francesco, e poi sentiamo anche Beppe. Il Fedaia sarebbe più adatto per uno scalatore per attaccare. Uno come Tonkov potrebbe attaccare proprio lì per cercare di dare un taglio netto alla classifica, altrimenti se lui arriva qui all'arrivo e potrebbe anche fare un'azione come ha fatto a Prato Nevoso e dare il 20 secondi, il mezzo minuto ai suoi avversari, però se riuscisse a fare un'azione importante oggi metterebbe tutto a posto per la tappa anche di domani e potrebbe solo domani controllare invece che stare un po' sulle spine fino all'arrivo. Hai perfettamente ragione, 10 secondi per noi, grazie Francesco. Chiudi il grigio, grazie. Sempre con i tre fuggitivi, Piccoli, Massi e Simeoni, hanno un vantaggio al momento quando siamo a circa 45 km dalla conclusione e tra poco si comincerà a salire verso l'ascesa più dura della giornata odierna, il Passo Fedaia, come diceva Beppe, la marmolada per i corridori Piccoli, Simeoni e Massi. Massi è inquadrato in questo momento. Allora, inseguimento con un ritardo di 44 secondi, Vona, che vediamo inquadrato da solo in questo momento. Prima era in compagnia di Dotti, Fernandez Gines, Beltran, Lauca e Zberg. Beltran in discesa lo abbiamo visto anche rischiare, frenare e avere una sbandata fortunatamente poi controllata dallo spagnolo, compagno di squadra di Olano. Sì, una curva sbagliata per questo corridore che è arrivato un po' lungo, c'è stata una sbandata ma niente di grave, è riuscito a rimanere in bicicletta, ha bloccato la ruota posteriore, però è riuscito a riguadagnare la ruota dei compagni di fuga. Niente, qui veramente stiamo arrivando al fondo della discesa, tra qualche chilometro, pochi chilometri, i corridori svolteranno verso destra e cominceranno, ecco che rivediamo. Ecco, stiamo proprio vedendo il momento in cui Beltran sbaglia la traiettoria, vedete com'era largo, frena per un paio di volte con il freno posteriore, poi riesce a correggere la traiettoria e rientrare. Quindi in fondo a questa strada i corridori svolteranno verso destra, cominceranno a salire leggermente per i 6-7 chilometri di salita pur impegnativa ma non impossibile, per arrivare poi ai 5-6 chilometri che ci ha raccontato anche prima Francesco, addirittura oltre il 15%, e lì secondo me ci sarà la grande selezione di oggi. Vedremo se Tonkov sarà costretto a rintuzzare gli attacchi o se sarà lui che avrà la condizione, la forza e la voglia di poter attaccare, ma secondo me ci saranno altri corridori che cercheranno comunque di forzare l'andatura. E qui c'è Belli che sta proprio proteggendo assieme a Faresini il suo compagno di squadra. Tonkov sempre marcato strettissimo dal campione del mondo
Abraham Olano, abbiamo parlato di Tonkov, di Gotti che aveva forato, e rientrerà sia Tonkov sia Gotti proprio al termine del Giro d'Italia. Lunedì 10 giugno saranno protagonisti del Giro d'Italia delle piste ad Almine, al velodromo comunale. Tonkov, Gotti assieme agli specialisti della pista come Martinello e Villa, poi ci sarà anche Baffi, Belli, Paris, Capitano, Chiappa, Cortellazzi, Bramà, insomma una bella riunione da seguire alle 17 lunedì 10 giugno al velodromo comunale. Tutti i protagonisti di questo Giro d'Italia impegnati su pista a Dalmine. Rebellin, eccolo qui inquadrato in questo momento, subito dietro c'è Gianni Bugno, Scheffer al suo fianco, anche Ugrumov nelle prime posizioni. Tra poco inizierà la salita verso il passo Fedaio. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e tra poco di nuovo in diretta dalle strade del Giro d'Italia. E sui fuggitivi è rientrato Vona, quindi piccoli Simeoni, Massi con Vona che si è liberato della compagnia di Dotti, Fernandez, Guinness, Bertrand, Lauke, Zberg. E davanti adesso, quando incomincia a salire la strada, ci sono quattro uomini, vedete Vona sulla sinistra, viene affiancato adesso da Massi, poi più indietro a 40 km dalla conclusione, ma vedete stanno ritornando sotto anche gli altri, quindi potrebbe esserci una nuova fusione. Sentiamo di Benedetto. Claudio, Davide, hanno cominciato la salita, quindi siamo a 13 km dalla vetta e i 5 corridori che sono dietro, cioè Beltran e Fernandez Guinness della Mapei, Dotti della Brescia, la Tlaucca della Festina e Sberg della Carrera, sono lì ormai a 20 metri, 25 metri, mentre il gruppo era stato cronometrato a più di un minuto, adesso non li vedo io ancora. Ed è Beltran adesso che sta forzando, mentre con il numero 6 Fernandez Guinness si pone immediatamente a ridosso di Beat Zberg, dobbiamo dire particolarmente attivo nella tappa di oggi. Potrebbe esserci, anzi ormai è sicura la fusione tra i due gruppetti, potrebbero esserci quindi nove uomini al comando: Piccoli, Simeoni, Massi, Vona, Dotti, Fernandez, Guinness, Beltran, Lauke e Zberg. Il gruppo viene segnalato a 1 minuto e 2 secondi. Sentiamo dal gruppo Crosa, Giacomo. In testa al gruppo ora più maglie della Panaria, perché proprio mentre stava terminando la discesa sono rientrati Conti e Missaglia, e in una curva in precedenza vedevo proprio più maglie della Panaria con Olano dietro loro e la maglia rosa di Tonkov dietro a quella iridata di Abraham Olano. A voi. E questa immagine ci dà la possibilità di scandagliare nel gruppo e soprattutto di scandagliare nei volti, nella pedalata più o meno agile dei protagonisti, dei primi in classifica generale. Mi sembra di vedere pedalare abbastanza bene Gianni Bugno, oggi sempre nelle primissime posizioni. Vedete Abraham Olano, anche Olano sta pedalando abbastanza bene. Poi vedete Cacaito Rodriguez subito dietro a Pavel Tonkov, poi c'è Zaina e poi Checchin al fianco di Zaina, deciso, determinato, pronto a fronteggiare ogni attacco Pavel Tonkov, che può contare al momento sulla presenza di due compagni di squadra che sono proprio lì davanti a lui. Uno è Vladimir Belli e l'altro è Faresin, mentre vedete Gotti che in precedenza aveva forato e sta rientrando, Ugrumov e poi il protagonista della corsa di ieri, il vincitore della crono di ieri, subito dietro a Ugrumov che vediamo adesso. Vedete che Ugrumov si è voltato verso Abraham Olano, sono allineati in questo momento Bugno, Abraham Olano e Ugrumov, sta recuperando terreno mentre ho visto un po' rialzarsi Vladimir Belli che ha lavorato parecchio per il suo capitano. A un certo punto andava a rincorrere un po' tutti quelli che scattavano alle spalle dei fuggitivi, e qui siamo nel momento in cui i due gruppetti si stanno fondendo e Zberg con Massi, Dotti, Fernandez Guinness, Beltran, Lauca si è riportato sul plotoncino di Piccoli che vedete sulla destra del vostro teleschermo. Piccoli che è transitato per primo, che ha scollinato per primo sul passo Mangen e sul passo Pordoia assieme a Simeoni, Massi e Vona. Sono a 12 km della salita che porta verso il passo Fedaia, Marmolada posta a quota 2057 dopo 194 km di corsa, la vetta a soli 26 km dall'arrivo. Una salita, la parte più dura, sono 6,5 km con pendenze medie del 15%, da quota 1450 si attacca la salita per un dislivello di 607 metri. Anche qui per il Gran Premio della Montagna 8 punti al primo, poi a scalare 6, 4, 2, 1 fino al quinto. Nel 93 si è passati di qui, vi passò per primo, transitò per primo qui Claudio Chiappucci che invece quest'oggi si è ritirato e ha dovuto abbandonare la carovana del Giro d'Italia. C'è Belli che sta
perdendo posizioni nel gruppo, mentre c'è un uomo dell'Amore Vita Forza Arcore nelle prime posizioni. Nelle frazioni con un po' di montagna avevamo visto la Domada fare buone cose. In precedenza c'era anche Forconi nelle prime posizioni del gruppo. Vediamo se è la Domada che prova a forzare in questo momento. Vediamo Di Benedetto se riesce a vederlo. Claudio. Davide, io sono in coda ai 9 che sono adesso tutti insieme al comando, che continuano naturalmente a chiedere da bere. Siamo in un tratto in cui la salita spiana, ma stanno riprendendo un altro primo tratto duro, ma non come quelli che troveranno tra un po', come ci anticipava sia Beppe Saronni che Francesco Mosè. È Riccardo Forconi di questa squadra l'Amore Vita Forza Arcore, che in questo Giro d'Italia ha già conquistato due successi di tappa con Magnusson in Grecia e poi con Bo Larsen in quella lunghissima azione che lo ha visto protagonista assieme a Ru nella tappa che portava il gruppo da Losanna a Biella. Oggi ci si attendeva forse la Domada, invece è Forconi che sta forzando l'andatura in questo momento. 10 secondi per noi. Juan Fernandez ha affiancato uno dei suoi corridori, ricordo nel gruppo di testa sono due gli uomini della Mapei, mentre è Dotti adesso che prova a scattare. Vi ricordo Dotti che oggi compie 28 anni, il corridore della Brescialat, che ha un compagno di squadra qui in questo gruppetto, naturalmente quel Piccoli che guida la classifica del Gran Premio della Montagna. È Dotti che ha provato ad allungare un po' gli uomini davanti, assieme a Dotti sono Piccoli, Simeoni, Massi, Vona, Fernandez, Guinness e Beltrán, sono questi i due uomini della Mapei. Ma qui c'è da capire un po', visti anche i movimenti dell'ammiraglia, che cosa hanno in mente gli uomini della Mapei. Olano l'abbiamo visto pedalare molto molto bene dall'inizio, sempre nella scia della maglia rosa. Olano che ha provato a sprintare all'intergiro per prendere gli abbuoni. Olano che ha mandato davanti due suoi compagni di squadra particolarmente interessanti come Fernandez, Guinness e Beltrán. Cosa sta preparando Olano in questa tappa, Beppe? Ma beh, sta facendo intanto la sua corsa e sta giocando le proprie possibilità, cercando oggi un attacco probabilmente per cercare di rubare la maglia rosa, di portar via, è più giusto. Però sai, quando mandi dei compagni di squadra lì davanti è giusto, è vero che poi li trovi più avanti della salita, però dobbiamo tenere presente che questa è una salita durissima, non so quanto aiuto gli potranno dare sui tratti difficili di questa penultima salita, quindi la Marmolada, Passo Fedaia ai 2057 metri, quindi è importante avere dei corridori davanti, però ecco, in quei tratti duri è difficile trovare un compagno di squadra che possa resistere al passo di un corridore così importante come Olano. In presidenza Boser si diceva tratti addirittura al 20% sul Passo Fedaia. Ma sì, ci sono dei tratti certamente sopra il 15 e il 18%, dei brevi tratti, ma comunque una salita molto continua in quei 6 chilometri, ci sono dei tratti di rettilineo molto molto duri e veramente lì ci sarà grande selezione. Sentiamo i nostri inviati in gruppo, Di Benedetto. Allora Davide, il Forconi che ho raggiunto e mi ha superato e mi sembra in condizione di portarsi sugli uomini che sono al comando, anche se Dotti si è staccato e adesso è solo in testa. E vediamo Zberg in questo momento, quindi Forconi che al momento deve recuperare 42 secondi sul gruppo di Piccoli, di Simeoni, Massi, Vona, Dotti, Fernandez, Guinness, Beltrán, Lauca e Zberg, che adesso prova a mettersi nella scia di Dotti. E via Zberg che è dodicesimo in classifica generale a 6 primi e 49 secondi. E uno Zberg che ha cominciato a muoversi presto in una tappa difficile e lunga. Ricordo, da Marostica al Passo Pordoi, Dotti, questo è il battistrada, il corridore che adesso ha un po' di vantaggio nei confronti dei suoi ex compagni di fuga. Abbiamo visto anche Zberg provare a fuoriuscire da quel gruppetto di attaccanti. In precedenza c'erano Piccoli, Simeoni, Massi e Vona, si sono aggiunti a poi altri 5 corridori, tra cui Dotti, che subito dopo il ricongiungimento ha deciso di alzarsi sui pedali e forzare nuovamente l'andatura. Vi ricordo quest'oggi in programma ben 220 chilometri, 4 passaggi, 4 gran premi della montagna. Vediamo Faresin adesso che continua la sua azione, Gabriele Missaglia, non c'è più Vladimir Belli che si è lasciato sfilare, quindi Missaglia e Faresin, un Missaglia che ha lavorato molto anche per Tonkov nella fase iniziale di gara. E questo gruppo si trova a 52 secondi da Dotti, che abbiamo visto in precedenza attaccare. Vediamo il gruppo che ci passa di fianco, Faresin, Tonkov, subito dietro due uomini della Carrera, sono Zaina che vediamo passare adesso e poi dietro c'è anche Pelliccioli. Queste sono le primissime posizioni, Abramo Olano, poi Faustini, non dimentichiamoci di Faustini che in classifica generale occupa la quinta posizione, è stato il primo degli italiani ieri nella crono e il primo degli italiani in classifica generale a 2 e 12
da Tonkov. Crosa chiede la linea, Giacomo. Sì, insieme a Belli anche Conti si è nuovamente staccato dopo essere rientrato in discesa, come vi dicevo, con Missaglia. Sono al fianco di Algeri. A questo punto, con la marmolada di fronte a noi, quali sono i pensieri che ti passano per la mente? Ma abbiamo fatto il nostro dovere finora per il nostro ruolo, abbiamo la maglia rosa, era doveroso svolgere questo lavoro, però ci preoccupa il fatto di avere Olano a un secondo e quindi si può dire che la maglia è lì anche lui che dovrebbe svolgere un po' di lavoro. Vedo che invece fa dei movimenti piuttosto preoccupanti, manda avanti degli uomini. Questo è... Ti preoccupano perché potrebbero essere punto di riferimento per un attacco o per quale altro motivo? Per qualsiasi tipo di cosa. Ecco, questo è il pensiero. Quindi sei inquieto? Ma in questo momento... Sì. Normale, grazie. Vediamo Lauca in questo momento e vediamo che Pietro Algeri ha colto lo stesso spunto che... Mentre c'è Beltran subito dietro a Lauca, ha colto lo stesso spunto e soprattutto lo stesso pericolo. La Mapei, cosa sta organizzando la Mapei quest'oggi? Una Mapei che io credo fermamente intenzionata a sferrare un attacco. Abramolano si trova a soltanto un secondo in classifica generale da Pavel Tonkov. Abramolano che aveva già tentato di sprintare, adesso ha sganciato due uomini e mi è sembrato, prima di vederlo pedalare, molto bene. Ancora Crosa, dimmi Giacomo. Niente, stavo avvicinando Fabri proprio sulla Mapei, sì, per cercare di... Intanto c'è Baldinger che superiamo, cerchiamo di Missaglia che si sta staccando, si è staccato direi dal gruppo. Fabri, allora in casa Panari, Algeri teme i due uomini avanti della Mapei e un possibile attacco di Abramolano che abbiamo già visto effervescente alla caccia di Abuono. Insomma, senza dire troppe bugie, che cosa state preparando? Non ridere però, non sorridere. Non c'è niente da preparare, noi vediamo, studiamo un po' più a fondo possibile gli avversari e contenere sempre, perché questo è un giro... Contenere, quindi siete sul... talmente strano che non si può sapere mai dove si risolve. Quindi insomma non volete farci sapere nulla se avete... No, non c'è niente da nascondere. No. Qui c'è solo è un grossissimo test anche per la tappa di domani, questa scalata della marmolata, vediamo come reagiamo a questo e poi di conseguenza prenderemo le nostre... Quindi per il momento siete sulla difensiva. Sì, questo è il pensiero di Fabri, a voi. È molto ermetico Fabri in questo momento. Abbiamo visto il gruppo che andava a riprendere Piccoli e Vona. Zberg si trova da solo in testa, ha raggiunto e superato Dotti, il corridore che vediamo adesso, e se ne sta andando da solo, quindi Zberg è al comando della gara. Dotti lo avete visto con una pedalata molto dura, credo che tra poco sarà raggiunto e staccato dai corridori che tra poco gli arriveranno in scia. Più indietro Lauca e Beltran, Piccoli e Vona li avete visti, il gruppo li ha già riassorbiti, rimangono Massi, Simeoni e Fernandez con il solo Zberg adesso davanti. Simeoni raggiunto, quindi raggiunto anche Simeoni, e questo ci dà la sensazione della bontà del lavoro svolto in testa al gruppo da Faresin, mentre abbiamo sentito prima dalle parole di Giacomo Crosa, anche Faustini lì davanti, come sia Conti sia Belli, due uomini che quindi in montagna avrebbero potuto e dovuto essere al fianco di Tonkov, invece al momento si sono staccati dal gruppo principale. Quindi si trovano da soli adesso gli avversari della tappa di oggi, vale a dire Olano e Tonkov. Non dimentichiamoci degli altri uomini di classifica come Berzin, che è subito lì dietro, Ugrumov che si trova a 1,58, il bravo Stefano Faustini che è sempre nelle primissime posizioni, Zaina che è settimo in classifica generale, Ivan Gotti, anche Davide Rebellin prima era nelle primissime posizioni, ma la sensazione è che oggi la sfida serrata sia proprio tra Olano e Tonkov, e Berzin cercherà di approfittarne. Vengono ripresi adesso Forconi, poi Massi e poi Fernandez Guinness, quindi poco per volta il gruppo sta andando a riprendere tutti i fuggitivi. Rimangono quindi davanti Zberg, Dotti che non credo abbia il passo per poter resistere al rientro e soprattutto al ritmo imposto da Faresin, poi Lauca e Beltran. Pubblicità, ci rivediamo tra poco. Torniamo in diretta
i due corridori che vedete sulla sinistra del teleschermo sono Lauke e Beltrán, che stanno raggiungendo e tra poco superando Doti che prova ad accodarsi. Ricordo che davanti rimane soltanto Zberg e il gruppo con tutti i migliori in classifica generale si trova a 1 minuto e 10 secondi. Per quel che riguarda la classifica generale c'è naturalmente il leader Tonkov, poi Ugrumov, Berzin, Zaina, il campione del mondo Olano, Faustini, anche Cenghialta che nella fase iniziale di gara più volte ha tentato di sganciarsi dal controllo del gruppo, Rebellin, Checchin, Gotti, Robin e Inboden. Vediamo che le lavagne stanno segnalando la posizione a Zberg. Zberg che ha 25 secondi di vantaggio su Dotti, Lauca e Beltrán e avete visto più di un minuto nei confronti del gruppo. Beppe. Bene, qui siamo negli ultimi 30 chilometri circa dall'arrivo, gli ultimi 30 chilometri, io penso che si giocherà la tappa di oggi e soprattutto anche la classifica in questi chilometri che arriveranno più duri qui davanti. Se la memoria non mi inganna faranno molto, i corridori svolteranno verso destra e lì cominceranno veramente le rampe più ripide di questa salita importantissima. La sensazione è che Olano voglia tentare un attacco quest'oggi, da come ha mosso i suoi compagni, da come si è mosso fin dall'inizio di questa tappa. Ricordiamo una tappa che ha visto il ritiro di Claudio Chiappucci, compagno di squadra di Zberg, che adesso tenta l'attacco ad una trentina di chilometri dalla conclusione, di uno Zberg che adesso ha 35 secondi di vantaggio su Dotti, Lauca e Beltrán e 1 minuto e 10 sul gruppo senza Pantani. Allora, senza Pantani che vola, il Pordoi non fa la ola. Viva il ciclismo, non possiamo che essere d'accordo e naturalmente lanciare un pensiero e sperare che di ritrovare Pantani su queste salite il più in fretta possibile. Allora si sovrappongono i segnali qui in Moto2, che è Giacomo. Ma Faustini è venuto a fianco della maglia della Miraglia e allora anch'io ho raggiunto Amadio per sapere anche in chiave italiana quello che può essere il momento di Faustini con la Marmolada sempre davanti a noi. Vi siete parlati, le sensazioni? Sì, sta bene, adesso arriva il pezzo più duro, penso che abbia servito bene lo sforzo di ieri alla cronometro, sta bene, adesso vediamo un po' come si muove anche Tonko. Tonko è il riferimento per Faustini? Sì, diciamo i primi quattro della classifica, penso che Tonkov sia quello più pericoloso perché in salita ha dimostrato di essere il più forte. Quindi... Ecco, quindi lui comunque è in una posizione di controllo, vuol dire sì, di difesa attiva. Lui oggi corre su Tonkov, Volano e Berzin e poi vediamo un po' come il finale. Belli uomini, belli obiettivi insomma. Sì, sì. Bene, a voi. Qui sta iniziando la parte più dura della salita, sempre Zberg al comando. Ha aumentato il suo vantaggio su Dotti, Lauca e Beltrán, 1 minuto e 15 in questo momento, vedete 50 secondi sul primo gruppo inseguitore, più di un minuto nei confronti del gruppo della Maglia Rosa. Qui inizia la parte più dura della salita che porta, ricordiamola, ai 2057 metri del Passo Fedaia, la Marmolada, come la Marmolada, vediamola. Malga Ciapela, e da proprio da qui 32 km iniziano le pendenze più impegnative ed è la salita più dura inserita in una tappa di 220 km che prevedeva il durissimo passo Mangen nella parte iniziale, già un primo passaggio dal Pordoi, ma vediamo cosa sta succedendo in testa al gruppo. Si è alzato sui pedali Pavel Tonkov, ha allungato il suo rapporto Ugrumov, sta rispondendo Olano, Zaina, da dietro arriva Gotti con la sua andatura un po' caracollante, vediamo se riesce a rispondere anche Berzi, mentre ho visto la sagoma, la maglia gialla dell'Aki GPM di Faustini che prova a rispondere. Sono gli uomini della montagna che hanno gettato il guanto della sfida. Olano prova a rispondere, Gotti subito dietro, Faustini e Berzin fa un po' fatica e qui diventa difficile quando Dotti ripreso, guardate la velocità doppia degli attaccanti che stanno andando a riprendere anche Lauca e Beltrán. Lo dicevamo, sul Fedaia esploderà la battaglia, ripresi Lauca e Beltrán, in questo momento rimane accodato il campione del mondo Olano, Zaina, Ugrumov, Tonkov, Olano e Gotti
che attaccano ed è Zaina a fare l'andatura. Sentiamo Di Benedetto, Claudio. Allora Davide, Berzin è rimasto intruppato nel gruppo dietro, si è fatto portare Tonkov da Faresin, che ha dato una botta fortissima su un pezzo duro ed è partito Tonkov. Giacomo chiede la linea. Giacomo. Berzin ormai a 50-60 metri dalla maglia rosa, poi dietro di lui c'è anche Bugno, Casagrande, in precedenza si era staccato Piccoli, quindi l'uomo in difficoltà per il vertice della classifica lì nel podio è Eugeni Berzin. E adesso Zaina sta forzando e Faustini prova a rientrare. Beppe. Ma sì, si sa quando. Ecco qua Berzin. Quando si muovono questi uomini, questi corridori che sono più forti in salita, certamente fanno il vuoto. Abbiamo visto partire sì Tonkov, però in questo momento sta facendo una grande andatura Zaina. Zaina, dopo diciamo non una grande prestazione ieri, ma si sapeva non è specialista, sta facendo un ottimo passo, un'ottima salita. E qui la parte più dura, bisogna forzare, bisogna distaccare i corridori se si vuole fare selezione. Giacomo. Sì, c'è Rebellin che è leggermente in crisi, è una trentina di metri, anzi direi 40 metri avanti a Berzin, e ora voltandomi proprio davanti alla moto ho Faustini, e più avanti a 30-40 metri vedo la maglia rosa, Olano e il resto del gruppetto. Attenzione Olano, anche un po' in difficoltà a reggere il ritmo di Ugrumov, Tonkov e Zaina con Gotti. Questi sono uomini di salita, Ugrumov, Tong, vedete fa fatica, sta faticando molto Abraham Olano. Tonkov si mantiene, Gotti si mantiene in coda, e qui quando due uomini come Ugrumov e Zaina propongono queste andature e tra un po' la strada comincerà a salire, ci si fa veramente del male nel tentare di seguirli subito. Berzin ha lasciato fare e cerca di rientrare in progressione. Quando il corridore si piega in questo modo sul manubrio come fa Olano, è il segno della resa. Qui siamo a 30 km dalla conclusione, e in questo momento ricordiamo sia Ugrumov sia Tonkov sia Gotti sia Zaina daranno tutto, soprattutto quando le pendenze si faranno sentire, per riuscire a distanziare il più possibile Olano. Ricordiamo alle spalle di Olano, per quel che riguarda la classifica, anche Berzin, anche Rebellin e anche Faustini. È un po' pesante in questo momento anche la pedalata di Berzin, che è notevolmente più indietro, e alle spalle di Berzin stiamo vedendo anche Herman Buenaora, uomo che in salita ha sempre prodotto ottime cose, e addirittura Berzin non riusciva più a seguire nemmeno Dotti, si piega, si ingobbisce sul suo manubrio Olano, e qui rimangono i tre uomini della montagna mentre cede anche Gotti. Vedete Tonkov, sta faticando molto anche Tonkov a reggere il ritmo di Zaina e Ugrumov. Avete visto, si è voltato Ugrumov per valutare la posizione di Tonkov, e subito Tonkov sta forzando anche Tonkov per seguire Zaina. Straordinario in questo finale Di Benedetto. Davide, io adesso sono dietro a Olano che ha messo sul 23 all'ultimo rapporto, i corridori dicono che c'è solo il cerchio dopo questo, e cerca di contenere ma continua a perdere terreno. Vedo in difficoltà anche Ugrumov ora, che è a 5-6 metri da Zaina e Tonkov. Gotti è subito dietro Ugrumov, dietro Olano c'è Faustini ora da solo a 10 metri, 12 metri, che sta cercando di portarsi almeno su Olano, mentre invece non vedo Berzin, sento Giacomo che chiede la linea. Però Giacomo vai. E Berzin sempre più dietro, è stato lasciato dal gruppetto che è pilotato da Gianni Bugno che viene su con regolarità. Adesso la situazione per distanze è questa: Berzin a 40 metri da Gianni Bugno, 20 metri, 25 davanti a Gianni Bugno c'è Rebellin, tra Gianni Bugno e Rebellin c'è Cacaito Rodriguez, più avanti vedo la maglia di Faustini è a un 60 metri avanti Rebellin, ora proseguendo con la moto non riesco ancora a vedere la maglia rosa, abbiamo avuto un piccolo problema. Voi la linea. Li stiamo vedendo, la moto ha appena superato Cacaito Rodriguez, e questi è Rebellin. Sta risalendo, ma davanti il forcing di Zaina e Tonkov è veramente, veramente terribile. Questi sono gli uomini della Festina, Lauca e Robin. In questo momento superati anche loro, dribbliamo l'ammiraglia del medico, il dottor 13. Questo è Faustini sulla sinistra, che ha provato a resistere molto bene, un Faustini che però sta ha un'andatura abbastanza buona, mi sembra Faustini che stia recuperando su Abraham Olano, e mi sembra molto molto più buona e potente ed efficace la pedalata di Faustini rispetto a quella di Abraham Olano. Netto il segno di Olano nel momento in cui ha aggrappato il suo manubrio e si è ingobbito, si è piegato, è il segno della resa, ed è lo stesso segno che abbiamo visto fare a Ugrumov nel momento in cui Zaina ha forzato ancora, e Tonkov che si era sfilato leggermente
è riuscito a contrastare. Siamo ai 3 chilometri molto duri questi, si superano nettamente il 15%. Davanti dobbiamo dire che sta facendo un grande lavoro Zaina, e certamente deve riguadagnare posizioni in classifica. Ecco Ugrumov che è crollato un po' Gotti. Anche lui con Gotti. E veramente mi aspettavo comunque Zaina, ultimamente aveva dimostrato nelle ultime tappe in salita di saper andare veramente forte in queste tappe di montagna, lo sta dimostrando oggi. Grande anche Bugno che sta tenendo, diciamo, la ruota dei corridori molto forti qui in salita. Adesso staremo a vedere, fra qualche chilometro ci sarà un falso piano e bisognerà vedere se questi due, Tonkov e Zaina, riusciranno ad avere un vantaggio che gli permetta di prendere la discesa davanti e di portarsi verso l'arrivo da soli. Zaina da un nuovo al comando della corsa, 10 secondi per noi. Eccoci qua, Faustini che ha già superato Olano, la situazione, Zaina e Tonkov al comando. Hanno perso 10 secondi la coppia formata da Ugrumov e Gotti. A 22 secondi i corridori che stiamo vedendo inquadrati adesso, vale a dire Faustini e Olano, a 55 secondi dalla coppia di testa Tonkov e Zaina ci sono Lauca, Robene e un po' più indietro Rebellino. Notizie dal gruppo, Giacomo. Olano che sta facendo fatica a tenere questa progressione regolare, armonica di Faustini. L'azione di Olano è veramente pesante. Mi volto, vedo dietro di me Gianni Bugno che sta tornando avanti anche lui con buona progressione, ha superato, mi sembra, affiancato se non superato Rebellini. Mi rivolto avanti, davanti Faustini, Olano, come metri possiamo dire che Ugrumov ha un 50 metri, poi c'è... Sta cedendo Ugrumov. Esatto, Ugrumov è proprio qui davanti e Faustini probabilmente è sulla sua schiena che sta facendo riferimento, e poi più avanti ovviamente Gotti e la maglia rosa. Vedete, ve l'avevo detto, Ugrumov si è piegato proprio sul manubrio, ma Zaina sta attaccando. Attenzione, si è alzato sui pedali, poderosissima l'azione di Zaina che si sta lasciando alle spalle la maglia rosa. Claudio. Attaccato Tonkov, è un brutto momento questo, bruttissimo per Tonkov, che adesso tutti stanno spingendo il 23, non hanno altri rapporti da spingere, ma lui fa molta fatica e Gotti si sta avvicinando. Ugrumov evidentemente ha visto, anche Ugrumov ha visto Tonkov in difficoltà e ora cerca di stringere i denti per tenere la ruota di Gotti e rinvenire. Bisogna vedere adesso Tonkov come uscirà da questa situazione. Davide, vediamo Tonkov in grandissima difficoltà per la prima volta, il rapporto che sta spingendo, che è il 23, appare veramente come un macigno sotto i piedi, sotto le scarpette di Tonkov, mentre guardate proprio la differenza, la brillantezza di pedalata di Zaina. Ricordo che Zaina in classifica generale deve recuperare quasi 3 minuti da Tonkov, 2.58. Guardate il volto di Tonkov in grandissima difficoltà. Ugrumov, Gotti avevano ceduto subito. Olano in un primo momento, ve l'avevo detto, non sembrava brillantissimo, però nel momento in cui Zaina ha attaccato ha risposto molto bene, mentre Ugrumov si è subito piegato sul suo manubrio. Adesso è un momento veramente difficilissimo per Tonkov, questo è il massimo che Tonkov può fare, cerca di respirare, cerca di superare il momento difficile. Un Tonkov che già ieri ha vissuto un momento molto molto difficile in salita, si volta, forse in questo momento spera di essere raggiunto da Ugrumov e da Gotti che lo seguivano. Soprattutto Gotti, guardate la differenza di pedalata, come ritmo, come efficacia, come brillantezza tra Zaina e invece Ugrumov, rapporto nettamente superiore seppur di un dente per Zaina, ma guardate come lo sta spingendo e come invece sia abbastanza difficile, molto difficile in questo momento l'azione di Tonkov. Alle spalle di Tonkov gli altri uomini di classifica, Ugrumov e Gotti segnalati a 24 secondi, Olano e Faustini a 45, poi più indietro Lauca e Robben, Rebellin e Berzin in ritardo di 1 minuto e 25 secondi. Vi ricordo che Zaina in classifica generale ha un ritardo di 3 minuti da Pavel Tonkov, un Pavel Tonkov che può controllare la situazione, ma certo è che oggi il più potente in una tappa dura, difficile e impegnativa. Gotti sta andando a riprendere Tonkov, vediamo se Tonkov riesce a rimanere con Gotti. Vi dicevamo, sul Fedaia esploderà la battaglia tra gli uomini di classifica, e battaglia al momento è con Zaina al comando. Gotti, che non ha risposto subito alle rasoiate proposte da Zaina, sta ritornando su Tonkov, vediamo se Tonkov riesce a rimanere con lui. Sentiamo Di Benedetto. Allora Davide, sono un tratto al 15%, Gotti come vedi è passato davanti a Tonkov, Ugrumov è sempre qui dietro in agguato a 10-15 metri che sta cercando disperatamente di rientrare. Io ho visto Tonkov un pochino meglio, credo che abbia recuperato, sì, un attimo, abbia preso, respirato un po' in un tratto di salita che mollava, ma qui non c'è poco da scherzare perché mancano 2 chilometri ancora alla vetta e qui la salita è durissima. È durissima.
ma Tonko va agganciato alla ruota di Gotti e dà la sensazione di poterla tenere. Beppe, veramente una battaglia incredibile. Sì, ma l'avevo detto subito che Zaina aveva preso questa salita ed era partita in modo importante. Ugrum sta tornando sotto, però qui è vero, ci sono dei tratti ancora impegnativi, molto duri, però ci sono dei tornanti e in queste curve si può così riposare, si può tirare un attimo il fiato. Diciamo che il tratto più ripido, più difficile, quei tratti, quelle strada dritta, quindi la più difficile dove non hai un attimo di respiro, è terminata. Adesso staremo a vedere se Gotti avrà la forza di continuare per inseguire Zaina, se Zaina avrà la forza comunque di continuare da solo, mentre qui dietro Ugrumov, Zaina e Tonkov si stanno ricompattando. Vedremo un po'. Anche questo finale comunque di grande emozione. È emozionante, sì. Grande spettacolo veramente sui tornanti della Marmolata, superato della Marmolata. Guardate anche Alfredo Martini che va a incitare Ugrumov, un Ugrumov che si sta riportando su Gotti e Tonkov, mentre al comando, grande protagonista del finale, Zaina. E ricordiamo che anche nella crono di ieri Zaina è stato l'atleta che ha percorso nel minor tempo la salita che portava verso la Rosina. Questo vuol dire buon motore e soprattutto grandissima attitudine in tappe di salita come questa, dove ci vuole potenza quando le pendenze fanno la loro presenza sotto le ruote. E in questo tratto leggermente più dolce Ugrumov può rientrare su Gotti e Tonkov, mentre davanti sì. Zaina, e più indietro vedete Olano e Faustini che venivano segnalati, stanno recuperando a 45 secondi. Stanno recuperando, beh, qui siamo nella parte finale della salita con questi tornanti dove i corridori possono comunque rilassarsi un attimo. Olano sta ritornando sotto a Ugrumov e vediamo le ammiraglie che sono lì. C'è un grande falso piano, un lungo falso piano qui sopra, potrebbero radunarsi ancora tutti questi corridori, mentre volevo far notare che comunque oggi due grandi protagonisti italiani, Zaina e Gotti, si stanno facendo notare veramente alla grande. Zaina deve recuperare terreno in classifica generale, 3 minuti, ma sta pedalando molto bene. Ricordo la situazione, si volta Zaina, credo abbia una ventina di secondi di vantaggio quando stiamo per arrivare. Vedete Zaina, settimo in classifica generale, a 2.58 da Tonkov. Sta per finire il Gran Premio della Montagna Posto dopo 194 chilometri dei 220 in programma quest'oggi, e proprio sul passo Fedaia sarà interessante avere i primi riferimenti per quel che riguarda la classifica generale, che al momento sembra fare la prima vittima. Berzin che si trova a 2 minuti e mezzo, Faustini di Benedetto. Allora Davide, Olano si sta sempre più avvicinando al terzetto che insegue Zaina, cioè Ugrumov, Tonkov e Gotti. Faustini ha perso qualche metro. La cosa insomma un po' sconcertante è che vedo sia Gotti che Ugrumov che si alternano davanti con Tonkov invece di lasciarlo tirare da solo. Ora è chiaro che ognuno fa i suoi interessi, probabilmente c'è chi cerca un piazzamento e alla fine della classifica generale non pensa di poter vincere la corsa. E molto probabilmente nei pensieri di Gotti e di Ugrumov c'è sia quell'Olano che stiamo vedendo adesso, sia quel Berzin che sta naufragando, ed evidentemente la voglia di allontanarli il più possibile a costo di collaborare un po' con la maglia rosa. Sentiamo Saronni e poi Giacomo Crosa. Vabbè, è chiaro, qui bisogna fare grande selezione, dobbiamo tenere presente che c'è ancora il Pordoi da scalare per arrivare all'arrivo. Qui la parte difficile è terminata, la parte con grandi pendenze, Olano riesce a trovare un ritmo, riesce a recuperare, quindi riportarsi molto vicino ai tre, io penso che possa rientrare in cima. E guarda il pubblico italiano come sta esortando, come sta spingendo Abraham Olano, grandissimo carattere, classe anche da parte sua, ha ceduto nel momento in cui ai baschi ci sono anche Gotti. I baschi, ma Gotti sta forzando la natura, Gotti che si trova a 1 chilometro dal passaggio sul Gran Premio della Montagna, Gotti forza, Ugrumov tenta di riportarsi sotto. Claudio. Davide, Gotti avrà adesso 5-6 metri, il problema è stata la faccia che ha fatto Tonkov, assomigliava molto a quella che aveva fatto prima, ha cominciato come a non trovare aria da immettere nei suoi polmoni e di nuovo ha cominciato a accasciarsi e lentamente ha cominciato a sfilarsi. Io credo che più che un'accelerazione di Gotti sia stato un piccolo crollo di Ugrumov e Tonkov, che ora vedono dietro di loro a 10 metri Olano. E qui sta pedalando veramente alla grande Zaina. Ricordiamo uno Zaina che deve recuperare quasi 3 minuti in classifica generale, ma qui se continua a pedalare in questo modo, guardate il duello tra Ugrumov e Tonkov, guardate com'è ingobbito ancora sulla sua bicicletta, sta spingendo veramente a tutte ed è una battaglia incredibile tra Zaina davanti, Gotti che ha guadagnato qualche metro su Ugrumov
e Tonkov che cerca di tenergli le ruote, e da dietro Abraham Olano, il campione del mondo, che tenta di riportarsi sotto. Olano che si è liberato di Faustini, poi più indietro Lauca, Robin, Bugno a 1,20, Rebellino a 1,5 e Berzin a 2,5 minuti. Sentiamo da dietro Giacomo se ha notizie, a te. Orgoglioso veramente Abraham Olano, poco fa ha dato un gran schiaffone a uno del pubblico che gli stava versando acqua, una borraccia d'acqua sul collo. Faustini continua ad andare avanti con progressione, Olano praticamente è rientrato e riagguantato la maglia rosa. 500 metri dalla vetta. 500 metri dalla vetta con Ugrumov leggermente più avanti, Tonkov in questo momento in grande difficoltà, dalla sensazione di essere impiantato, letteralmente impiantato Tonkov, e guardate Abraham Olano, vi ricordavo Olano ha un solo secondo in classifica generale da Tonkov, sa di poterlo guadagnare, sa quest'oggi di poter conquistare la maglia rosa soltanto mettendosi dietro Tonkov, un Tonkov in grande, enorme difficoltà. La dimostrazione, ha lasciato andare Ugrumov e sta lasciando andare anche Abraham Olano. Tonkov ha voluto rispondere subito alle rasoiate di Zaina e adesso con un grande moto d'orgoglio si alza sui pedali, cerca di andare a pescare energia in ogni, veramente da ogni parte dei suoi muscoli per rimanere attaccato alle ruote di Abraham Olano. Davanti a tutti vedete Ugrumov, poi c'è Gotti e tra poco Zaina che transiterà sul Gran Premio della Montagna. Giacomo. Allora, atleti ovviamente in difficoltà anche l'ammiraglio, c'è il massaggiatore della macchina Maffei, il fumo dal motore getta borracce sul motore proprio per cercare di raffreddare la temperatura. Questa è la tensione su questa salita. A voi. Passaggio al Gran Premio della Montagna. Zaina passa in testa. Vedete Ugrumov che sta forzando, avevamo visto però Gotti avvantaggiarsi sui due. Guardate come anche Olano tenti di scrollarsi dalla schiena, dalla ruota posteriore. Tonkov qui è come se fosse una vera e propria volata sul Gran Premio della Montagna. Vediamo il distacco, vedete Gotti adesso in seconda posizione, ha recuperato, sta pedalando molto molto bene. Il guardate Ugrumov, stanno sprintando come se fossimo sul traguardo, 33 secondi a 35, vedete Olano e quindi Tonkov, quindi 33 secondi per Gotti, a 35 Olano e Tonkov. L'atleta che vedete in questo momento è Faustini, vediamo con quanto passa Faustini. Ricordiamo amici sportivi, da qui poi discesa verso Canasei e di nuovo si sale per l'arrivo al passo Pordoi, ma adesso valutiamo i distacchi prima di andare ad analizzare il percorso. Passa Faustini, vediamo, 1 minuto e 3 per Faustini, poi stiamo vedendo Lauca Etzberg e la maglia del campione d'Italia Gianni Bugno più indietro. Qui sono distacchi pesanti, Berzin non c'è, Berzin come vi dicevo potrebbe essere la prima vittima, e anche Robin. Vedete Lauca, Etzberg, Bugno e Robin in questo quartetto che passa più di 1 minuto e mezzo. Vediamo il gruppettino di Bugno, 1,34 con Etzberg, Robin e Lauca, 1 minuto e 34 secondi. E qui sono già in discesa. Olano ci ha fatto vedere ieri una discesa straordinaria nella cronometro, in quella discesa è riuscito a recuperare 13 secondi su Yevgeny Berzin. Vedete l'ammiraglia con Pietro Algieri, l'ammiraglia di Tonkov che si affianca, qui c'è Rebellin e Guerini. Vediamo Rebellin con che distacco passa alla Gran Premio della Montagna di Passo Fedaia. Vedete Rebellin davanti, Pelliccioli che ha fatto uno splendido lavoro per Zaina in grande spolvero quest'oggi, in grande evidenza. Vediamo Rebellin 2,12 con Guerini al fianco, in Boden che passa adesso, c'è anche Schäfer in questo gruppetto, Dotti. Siamo a quasi 2 minuti e mezzo e ancora non è passato Berzin. Berzin vincitore della tappa di ieri, importantissimo vedere con quanto ritardo passa Berzin. Ricordiamoci che in classifica generale Berzin è terzo con un ritardo di 14 secondi, mentre gli altri uomini si sono già gettati in discesa. Allora ricordiamo, mentre c'è adesso Jaskula con Pulnikov che sta passando in questo momento, dietro anche Francesco Casagrande con Cacaito Rodriguez, qui siamo sulla soglia dei 3 minuti. Vediamo il passaggio, Teteriuk davanti con Jaskula, Pulnikov e Cacaito Rodriguez proprio davanti alle ammiraglie della Saeco che seguono Francesco Casagrande. 3,08 passa Francesco Casagrande a 3,10 e vedete anche Cacaito Rodriguez.
e attenzione, tutti e quattro assieme in discesa, Gotti, Olano, Ugrumov e Tonkov, mentre sta passando Berzin. E Berzin deve recuperare veramente tantissimo, ma qui sulle salite, sulle rampe che portavano al passo Fedai, è stata battaglia pura, a colpi veramente rasoiate per i muscoli ogni accelerazione. E qui il primo degli uomini di classifica a pagare è proprio Yevgeny Berzin. Vediamo con quanto passa, qui siamo quasi, siamo già a 3.45, in questo momento siamo quasi a 4 minuti per Yevgeny Berzin, che potrebbe dare quest'oggi l'addio ai suoi sogni di podio. 3.52, è un vantaggio molto molto ampio, soprattutto se consideriamo che tra un po' la strada comincerà di nuovo a salire sul Pordoi. Li rivediamo tra un minuto. Qui siamo nella discesa che porta verso Canazei. Vi ricordo il passaggio in vetta al Gran Premio della Montagna del Passo Fedai, a posto a quota 2057 a 26 km. Zaina è passato per primo con un vantaggio di 30 secondi su Ivan Gotti, di 33 secondi su Ugrumov, di 35 su Olano, che precedeva Pavel Tonkov col medesimo tempo. Poi a oltre un minuto, 1.5 per... ed eccoli qua, adesso si sono ricompattati Tonkov, Olano che in discesa sta forzando, Gotti, Tonkov e Ugrumov leggermente dietro. Ve lo dicevo, Olano è uno stupendo discesista e cercherà nel corso di questa discesa che porta a Canazei di annullare quel divario di 35 secondi che lo separa al momento dal battistrada, dal grande protagonista di questa tappa. Allora ricordiamo, sul Gran Premio della Montagna, Gotti a 30 secondi, Ugrumov a 33, Olano a 35 assieme a Tonkov, a 1.05 Faustini, a 1.35 Robin, Zberg, Bugno, Lauca, Rebellin perdeva 2:12 assieme a Pelliccioli, e poi a quasi 4 minuti invece 3.50 Berzin a 3.10 è arrivato a Casagrande, a 3.08 Jaskula, Pulnikov, Teteriuk e Cacaito Rodriguez, il più in difficoltà tra gli uomini di classifica Berzin. Battaglia senza esclusione di colpi invece tra Zaina, Gotti, Ugrumov, Olano e Tonkov. Ai punti al momento è in testa Zaina. È in testa Zaina, sta facendo una grande corsa, ancora tante energie da spendere secondo me, ma anche Olano dietro è ritornato sotto bene, ha pagato molto il tratto duro di salita, però si è staccato subito, non ha risposto agli scatti violenti, e mi pare che qui nell'ultimo tratto sia quello che ha ancora tante energie da spendere. Sul fasso piano ha fatto lui l'andatura, ha riportato sotto sia Ugrumov, Tonkov e Gotti, ha guadagnato dei secondi su Zaina, sta facendo lui ancora questa discesa. Adesso vedremo, perché la salita qui finale, bellissima tappa, ma la salita finale sarà quella che deciderà tutto. Arriveranno uno a uno certamente qui sopra in cima al Pordoi, e vedremo chi riuscirà a recuperare bene in questa discesa, vedremo chi avrà ancora la forza o delle energie da spendere. Anche oggi comunque una tappa veramente emozionante, veramente emozionante. Guardate, 38 secondi per Zaina, che quindi nei primi chilometri di discesa ha guadagnato sui suoi inseguitori, che ricordo sono Olano, Tonkov, Gotti e Ugrumov, che si trovano a 38 secondi di ritardo da Zaina. E dobbiamo dire che Zaina ha preparato questo attacco. Ci chiedevamo all'inizio della salita, del primo passaggio dal Pordoi e poi anche sul primo, ai primi chilometri verso, che portavano verso il passo Fedaia, come mai ci fosse questo gran lavoro in testa al gruppo da parte di Pelliccioli, e poi questo Zberg particolarmente attivo. Ha risposto ad ogni nostro quesito: ah, qui sta accadendo qualcosa nel gruppo dietro, e Olano che chiede agli altri di passare avanti. Dicevamo, gran lavoro da parte della Carrera Longoni Sport, che oggi ha perso Chiappucci con Pelliccioli, Zberg stavano lavorando per l'attacco di Zaina. Sì, certamente, adesso abbiamo capito nettamente per chi lavoravano, però certamente Zaina si sentiva veramente bene, voleva sferrare un attacco, così è stato, mentre qui davanti Olano ha fatto vedere a questi compagni di fuga che ha ancora energia da spendere. Qui mi pare che in questo momento sia Ugrumov e Tonkov siano quelli che hanno sofferto di più la salita, lo abbiamo visto nei tratti precedenti, Gotti si è riportato comunque lì davanti discretamente. È importante recuperare, chi recupera di più in questa discesa può comunque fare un'ottima salita verso l'arrivo, staremo a vedere. Qui l'impressione è che Olano comunque ne abbia ancora da spendere. Hai detto una cosa interessante, Tonkov e Ugrumov sono quelli che hanno pagato di più, ma dobbiamo notare una cosa, che Tonkov e Ugrumov sono stati gli atleti che hanno voluto subito rispondere sullo stesso piano all'attacco, alle rasoiate per i muscoli proposte da Zaina, mentre sia Gotti sia Olano hanno lasciato sfogare la sparata, la sfuriata di Zaina, mentre questi è Faustini che per diversi chilometri ha cercato di rientrare poco alla volta, e anche in compagnia del campione del mondo Olano sui primi. Chissà che Faustini non riesca ad agganciarsi a Olano, Tonkov, Gotti e Ugrumov nel finale.
la sensazione che ce la possa fare, perché è proprio dietro le ammiraglie che seguono questi quattro. Ma dicevamo, Tonkov e Ugrumov hanno pagato un po' di più perché hanno voluto rispondere sul medesimo piano, sul piano della potenza pura, agli attacchi di Zaino. Ne riparliamo tra 10. Beppe. Sì, Faustini sta recuperando molto, qui siamo negli ultimi tratti di discesa, però quello che dicevi tu è importante. Zain è partito troppo forte, Tonkov ha cercato di tenergli la ruota, forse troppo caparviamente, e ha speso tante energie. Zain andava veramente più forte, probabilmente doveva salire un po' più regolare, un po' più col suo passo, e ha pagato perché in cima ha fatto fatica a tenere la ruota di Olano, di Gotti e di Ugrumov addirittura. Per fortuna si sono ritrovati poi assieme nel falso piano. In questo momento è Olano che sta facendo una grande andatura in discesa. Olano che si sente forte certamente e lotterà per la vittoria anche oggi. Così come lotterà per la vittoria e per guadagnare spazio e posizioni in classifica generale Zaina. 15 km per Zaina, fra 3-4 km si arriverà a Canazei, si svolterà verso sinistra e la strada ricomincerà a salire verso i 2239 metri del passo Pordoi. E qui Zaina potrebbe ancora guadagnare terreno, almeno a giudicare da come sta pedalando nei confronti di Ugrumov, che vedete sta inseguendo, di Olano che si trova in seconda posizione, di Tonkov che vede la sua maglia rosa vacillare, dovrà difenderla a denti stretti dagli attacchi sia di Olano, che sa di avere un solo secondo da recuperare, sia di quel Zaina che veramente vuole guadagnare terreno. 36 secondi per Zaina e qui è Faustini. Ve l'avevo detto all'inizio della telecronaca, Faustini veramente la rivelazione di questo Giro d'Italia, attaccante nel corso delle prime tappe, è andato forte a cronometro ieri, primo degli italiani, seppur con un passivo di 2 minuti, ancora oggi in una tappa difficile, impegnativa, combattutissima come quella di oggi, è alle spalle di atleti bravi, forti e blasonati come Olano, Tonkov, Gotti e Ugrumov, e al suo primo anno da professionista sta correndo veramente come un veterano. Crosa dietro a Olano che sta facendo velocità, Tonkov non vuole farla più di tanto, Ugrumov e Gotti, mi volto e a 150-170 metri c'è Faustini che ha superato tutta la fila delle ammiraglie e ora Ugrumov di nuovo a fare l'andatura con Olano, Tonkov abbastanza passivo e Gotti in quarta posizione e Faustini sempre più vicino, ma si ricomincia un po' a salire. Mentre tra gli uomini di classifica ricordiamo Yevgeny Berzin era terzo stamani a 14 minuti, il vincitore della crono di ieri, quasi 4 minuti per lui in vetta al passo Fedaia. Dicevamo di Tonkov e Ugrumov che hanno voluto, vedete, 36 secondi, questo è il ritardo del quartetto formato da Ugrumov, Olano che adesso sta passando in testa della maglia rosa, Tonkov e di Gotti che adesso si tiene un po' in coda. Evidentemente Gotti sta respirando per poi produrre il massimo sforzo e forse anche, se le sue gambe glielo consentiranno, l'attacco nel corso della salita che porta verso il Pordoi. Ricordo che Gotti in classifica generale è ottavo a 4 primi e 0,9 da Pavel Tonkov. Gran lavoro, io credo che in questo tratto potranno recuperare qualche cosa, forse Olano, Tonkov, Ugrumov e Gotti nei confronti di Zaina che si trova da solo al comando. Vediamo l'esatta posizione, a Canazei si ricomincia a salire e lì mancheranno gli ultimi 12 chilometri di questa tappa che è veramente esplosa sul penultimo Gran Premio della montagna. Sui primi due Gran Premi della montagna abbiamo visto scollinare per prima la maglia verde di Piccoli, ma quando si è arrivati a Rocca Pietore, da lì veramente la battaglia è esplosa ed è stato proprio Zaina che in precedenza aveva mandato in avanti Zberg e poi Pelliccioli a tenere alta la natura, a lasciare andare la maggior potenza. Vediamo, valutiamo il vantaggio di Zaina al Gran Premio Lotteria, è già partito il nostro cronometro, la sensazione che forse potrebbero avere in questo tratto guadagnato qualche cosa. Gotti si mantiene in ultima posizione, hanno invece tirato molto più di tutti sia Ugrumov ma soprattutto il campione del mondo Olano che adesso si porta davanti a tirare a una decina di secondi dietro questo quartetto Faustini. Vediamo il ritardo, 26 secondi, ve lo dicevo, hanno guadagnato terreno e hanno guadagnato in questi 4 chilometri 10 secondi. Sì, ma la fase importante viene adesso, 11 km all'arrivo, più avanti come hai detto tu, ecco Faustini che ha penso una decina, 15 secondi di svantaggio, d'altra parte da solo si fa fatica a fare velocità, qui è un tratto dove si riprende a salire, comincerà la salita più avanti e quindi vedremo se avrà le forze per rientrare. Qui Zaina è già in Canazei, qui curva leggera a destra e si comincia a salire. Olano è quello che comunque è lì davanti, ha capito che può sfruttare la situazione, ha capito che i suoi compagni di fuga, soprattutto Tonkov,
non ha la grande condizione, ha patito molto la salita precedente, staremo a vedere. Tonkov è un po' sulla difensiva perché comunque ha visto che questo Olano veramente nel finale diventa il corridore più pericoloso. Faustini è transitato a 43 secondi da Zaina. La situazione, avete visto come Zaina abbia alleggerito notevolmente il rapporto? Naturalmente l'alleggerimento del rapporto va di pari passo con l'aumentare, con l'incrementare della pendenza sotto le ruote. L'ammiraglia che naturalmente affianca il proprio corridore protagonista, vedete la situazione tra Zaina e il gruppo della maglia rosa, 26 secondi, altri 17 secondi, quindi vuol dire 43 secondi tra Faustini e Zaina, e davanti Abraham Olano. Eccolo qui Faustini, è transitato a 43 secondi da Zaina e adesso per lui inizia la salita. Abraham Olano a tirare il gruppo, veramente caparbio, molto molto bravo questo atleta, campione del mondo, compagno di squadra di quel Rominger che l'anno scorso ha dominato sulle strade del Giro d'Italia, ha patito un po' gli allunghi, gli scatti sul passo Fedaia, ma molto probabilmente ha voluto far sfogare gli uomini della montagna che hanno pagato un po', soprattutto Uglumov e Tonkov, la loro voglia di rispondere all'atleta dotato di maggior potenza. Ricordiamo tenuto che Zaina ha anche vinto una tappa in questo Giro d'Italia, la tappa di Fiuggi, e ancora adesso sta andando su con grande regolarità, ma soprattutto dando la sensazione di grande potenza. Uglumov che forza, ed è Olano il primo a rispondergli, quindi davanti Zaina a 26 secondi, Uglumov che sta forzando, subito dietro Olano, Tonkov e Gotti, 17 secondi più indietro Faustini a 1.30, Zberg, Bugno, Robin, Lauca a 1.45, Rebellin. Vediamo che ci viene riproposto molto probabilmente lo scatto di Ugrum, guardatelo, è in terza posizione, davanti c'è Olano che sta già tenendo una buona andatura e in ultima posizione c'è Gotti, si volta Olano, si volta una seconda volta e vede la progressione, guardate il rapporto nettamente più impegnativo, più duro rispetto a quello di Olano. Vediamo se Olano riuscirà in progressione, così come ha fatto prima, a riprendere Uglumov. Ne parliamo tra 10 secondi. E ce l'ha fatta Olano a riprendere il corridore della Roslotto ZG. Beh, sì, però questa è una salita diversa, non ha più grandissime pendenze come la Marmolada, e hai visto subito che Olano è andato davanti, è una salita più adatta a lui, più di rapporto, quindi può far valere la sua potenza, la sua velocità, certamente rimarrà il più avanti possibile per non far ripetere quegli scatti che abbiamo visto prima da Uglumov. Staremo a vedere quali dei corridori lì chi dei quattro ha potuto recuperare di più. Certamente in questo momento Uglumov ha provato a partire, Olano è quello che secondo me mi sembra un po' più brillante, Gotti e Tonkov sono un po' passivi, vedremo. E ricordiamo che mentre Zaina in classifica generale si trova a 2.58, Olano che al momento ha come altro obiettivo quello di riuscire a distanziare il del maggior numero di secondi anche Berzin che quest'oggi potrebbe veramente pagare duramente le asperità che punteggiano questa ventesima tappa. Olano a un solo secondo da Tonkov, ricordiamo che all'arrivo per i primi tre piazzati ci sono anche i secondi da buono, 12, 8 e 4. Riuscisse Olano a conquistare uno dei primi tre posti della classifica di tappa lasciandosi dietro Tonkov, riuscirebbe anche a strappargli la classifica generale, e chissà domani che cosa accadrà sulle strade dell'Aprica. Si pensava che fosse la tappa di oggi a decidere il Giro d'Italia, oggi veramente colpi uno dietro l'altro tra gli uomini di classifica, ma anche domani io credo assisteremo a uno spettacolo straordinario sulle strade di un Giro d'Italia che allineava quest'oggi alla partenza tre uomini in 14 secondi, Tonkov, Olano, Berzin, poi Uglumov a 1.58, Faustini che sta resistendo veramente alla grande a 2.12 alle spalle di questi corridori. Vedete Olano cerca di tenere alto il ritmo per evitare allunghi, 10 secondi per noi. Olano, Tonkov, Uglumov e Ivan Gotti all'inseguimento di Zaina. All'inizio della salita questi quattro corridori avevano 25 secondi da recuperare su Zaina, Faustini si trovava a 43, Zberg, il campione d'Italia Gianni Bugno, Robin e Lauca a 1.30, Rebellin a 1.45 e Yevgeny Berzin a oltre 3 minuti. Vediamo la miraglia di Olano che prova ad avvicinare il campione del mondo, ed ecco in questo momento il campione d'Italia Gianni Bugno assieme a Robin, Lauca e Zberg, ha tenuto molto bene Gianni, no, soltanto Robin in questo momento, hanno ceduto Zberg e Lauca, un Gianni Bugno che ha tenuto molto bene. Vediamo chi sta andando a recuperare, Faustini, quindi buona la progressione di Gianni Bugno che si è liberato della compagnia di Zberg e di Lauca,
si trova con Robben a ruota, sta andando a recuperare Faustini. Vediamo se Faustini riesce a rimanere con Gianni Bugni in una tappa veramente che ha proposto un confronto serratissimo tra gli uomini di classifica. All'appello finora sta mancando Berzin, che sta pagando il pedaggio più pesante. Grande protagonista Zaina, il più forte in salita, assieme al momento Olano, Tonkov, Gotti e Ugrumov. In recupero Gianni Bugno con Faustini a ruota che si volta e non dà la sensazione di riuscire a tenere la ruota di Gianni Bugno. Vediamo 10 chilometri al termine per Gianni Bugno. Facciamo un flash con i nostri inviati, Claudio. Davide è già passato i 9 km all'arrivo, ora i 9 passano anche Ugrumov, Tonkov, Olano e Gotti. Gotti ha smesso di tirare, non tira mai. Olano ha fatto i primi 2 km di salita, poi adesso si stanno alternando Ugrumov e Tonkov in testa al gruppo. La velocità è abbastanza buona, adesso è di nuovo Olano che torna a tirare. Come dicevate voi, non è una salita durissima questa qui, mi pare che Olano si trovi abbastanza a suo agio. Zaina è qui davanti, un paio di centinaia di metri più avanti, non lo vedono quasi mai perché ci sono molte curve, ma non è distante. Quindi stanno recuperando terreno secondo te, Claudio, su Zaina? Occhio e croce, l'andatura qui del gruppetto dei quattro mi sembra buona, anche se non ho ragguagli cronometrici da darti. Sentiamo Crosa. Io sono dietro i quattro e devo confermare, vorrei aspettare Gianni Bugno con Faustini per dare dettagli su di loro. Aia, 50 secondi, quindi è Zaina al momento che sta guadagnando terreno. 50 secondi per Zaina, aveva iniziato la salita Zaina con un ritardo di 26 secondi, ha raddoppiato il suo vantaggio su Olano, Ugrumov, Tonkov e Gotti. Sì, ma io penso che i quattro non curino tanto Zaina, che è a 2.58, quindi sfiora i 3 minuti. Certo, grande la prestazione di Zaina, grande coraggio, ce la sta mettendo tutta, probabilmente potrà anche arrivare all'arrivo, però dietro c'è un po' un mancamento. E la cosa più importante l'hai detta tu, Olano, Tonkov, un secondo li separa e se arriveranno qui ci sarà lo sprint finale, chi vince mette la maglia. Staremo a vedere perché alla salita ancora lunga ci possono essere degli attacchi. 10 secondi per noi. Zaina davanti, 8 km circa la conclusione per lui, 50 secondi di vantaggio e dall'ammiraglia 50 secondi naturalmente su questo quartetto, Olano, Tonkov, Gotti e Ugrumov. Vediamo Bombini che sta affiancando il suo corridore. Per Bombini una giornata agrodolce, amara per quel che riguarda Berzin, positiva per quel che riguarda la prestazione di Gotti. Sentiamo Crosa, Giacomo. Giacomo. Sono dietro a Gianni Bugno, Gianni Bugno sui pedali, dietro di sé il francese Robben e Faustini e ancora più dietro a un 30-40 metri. Gianni Bugno veramente orgoglioso oggi. Dicevamo, giornata agrodolce per Bombini con Berzin che molto probabilmente ha pagato in maniera notevole non solo le pendenze odierne ma il grandissimo sforzo fatto ieri, prodotto ieri per riuscire a vincere la tappa. E invece giornata estremamente positiva per quello che riguarda Gotti che rimane lì con Olano, Tonkov e Ugrumov, ma attenzione perché Zaina sta guadagnando ancora terreno, un minuto di vantaggio sui quattro. Infatti abbiamo visto i quattro tirati da Ugrumov, il passo non era enorme, c'è stato uno scatto di Gotti, guarda, ecco, probabilmente Bombini gli ha consigliato di partire perché i tre in questo momento si stanno un po' controllando. E soprattutto in questo momento Zaina che si trova a 2.58 in classifica generale, con questo minuto di vantaggio guadagna ben 3 posizioni, si attesta in terza posizione assieme a Piotr Ugrumov che si trova proprio a 1.58 in classifica generale da Pavel Tonkov. Sì, qui è un momento difficile, è chiaro che i tre corridori che comunque sono abbastanza vicini in classifica, Olano e Tonkov ma anche Ugrumov, non possono rincorrere tutti, probabilmente le energie non sono più tante da spendere e hanno mollato i corridori che sono a 3-4 minuti di lontani dalla classifica. In questo caso Zaina che veramente sta facendo oggi un grande lavoro, un grande corridore questo, e è partito Gotti, ricordiamo che è stato in fuga ancora nella prima volta all'inizio e quindi ha speso tanto anche lui, ecco che però gioca le sue carte, parte a 6 km dall'arrivo. Rivediamo lo scatto di Gotti, vedete si è spostato sulla sinistra, davanti c'è Olano e vediamo che Olano ha una tattica che al momento gli ha dato ragione, non risponde subito allo scatto. Rispondere agli scatti così violenti vuol dire rischiare di finire immediatamente la benzina, di intossicare da un momento all'altro i muscoli. Olano, e lo ha già dimostrato nel momento in cui Tonkov e Ugrumov hanno voluto subito inseguire Zaina, continua a rientrare. Quando perde terreno in progressione va avanti
con il proprio passo e al momento sembra la tattica migliore in questo finale. Non rispondere colpo su colpo agli scalatori, ma semmai, per rispondere alle loro progressioni violente, aumentare in maniera graduale la propria andatura. Ed è quello che ha fatto Olano, e sta correndo veramente con grande esperienza, mentre forse hanno pagato un po' troppo Ugrumov e Tonkov, che si stanno avvicinando a questo straordinario scenario delle Dolomiti. Hanno pagato un po' troppo. Vediamo il vantaggio, continua ad aumentare il vantaggio di Zaina, che attenzione, sta guadagnando posizione in classifica generale. Sì. Finale veramente straordinario di questa tappa e ultimi giorni straordinari di Giro d'Italia. Vediamo quanto ha guadagnato Gotti. Avete visto che la nostra moto, la telecamera sulla nostra moto, è partita da Olano, Tonkov e Ugrumov e si sta portando su Gotti. Guardate quanto ha guadagnato Gotti con quella progressione. Ma difatti è proprio quello che pensavo. In questo momento ad essere preoccupato è Ugrumov, che si è portato in testa a fare l'andatura, anche perché Gotti e Zaina sono molto... uno Zaina è a 2,58 e Gotti a 4,9, quindi è preoccupato. Se guadagnano tanto terreno lo possono scavalcare in classifica, e quindi si è portato immediatamente a tirare. Ho visto Di Benedetto dietro a Gotti. Claudio, a te. Esatto, Davide, 25 secondi di vantaggio a Gotti su Tonkov, Olano e Ugrumov. Giacomo chiede la linea. Giacomo, vai. Zaini Pugno, che si sta portando sulle ruote di Tonkov, Ugrumov e Olano, e questo può essere interpretato in vari modi, ma Pugno sta andando veramente forte e ora scatta Ugrumov, risponde Olano e Tonkov sulla ruota di Olano, e Gianni Bugno a scattare nuovamente sui pedali con Robin. A voi. Perfetto, avete visto? E l'ammiraglia con Emanuele Bombini, che andava di fianco a Gotti, gli diceva così Ivan. Beh, normale, qui è un momento favorevole sia per Zaina e sia per Gotti per guadagnare dei minuti in classifica. I tre qui si stanno comunque controllando. Quello che è più preoccupato, l'ho detto prima, è Ugrumov, ed è quello che fa l'andatura, mentre Olano e Tonkov si marcano a vista e d'altra parte sono separati solo da un secondo, non possono far altro che controllarsi. Quindi c'è via libera per questi due ragazzi, per questi due corridori, grandi protagonisti di questo giro, grandi protagonisti di oggi. Zaina, veramente un grande corridore, seguito da un giovane importante con grande carattere come Gotti. E su quel tornante molto probabilmente ci sarà la possibilità di avere un nuovo cronometraggio, ma vi ricordo che al momento con l'azione che sta producendo Zaina in questo momento passa dalla settima alla terza posizione in classifica generale. Al momento con questi distacchi sta scalzando Ugrumov. Berzin, ricordiamo, è in notevole ritardo, perderà il terzo posto. Al momento terzo in classifica generale è Ugrumov. Zaina sta passando dalla settima alla terza posizione. Molto buona l'azione a 6 km dal termine anche di Ivan Gotti, che si è lasciato alle spalle Olano, Ugrumov e Tonkov. E dalle parole di Crosa avevamo notizia di Bugno, che si stava portando su questi tre. Finale veramente esplosivo. Vediamo su questo tornante il vantaggio di Zaina, 47 secondi su Ivan Gotti. Questo ritardo ci conferma la bontà dell'azione di Gotti, e vediamo Ugrumov che si sta difendendo, così come anche Tonkov, che doveva essere l'attaccante di giornata per aumentare il divario su Olano, sta invece giocando in difesa, perché Olano, attenzione, ieri per un secondo ha perso tappa e maglia rosa, potrebbe veramente arrivare al successo, al primo posto in classifica generale quest'oggi. Vediamo il ritardo da Zaina su questo tornante, direi stabile, hanno perso soltanto un secondo. Ma sì, è normale, Tonkov non si è trovato molto bene in cima alla Marmolada, ha pagato, ha fatto molta fatica a rimanere con i primi, e quindi ha paura di Olano e ha paura di Ugrumov, ecco perché rimane a ruota. Olano d'altra parte ha dimostrato di ritornare sotto con grande potenza, tanta energia, ha tirato il fascio piano e la discesa, anche adesso mi sembra comunque uno tra i più brillanti, anche se non tocca a lui tirare. Anche Ugrumov comunque ha recuperato bene, quindi Tonkov, direi da attaccante, è passato a fare il ruolo del difensore. Staremo a vedere, la salita è lunga e negli ultimi chilometri penso qualcosa possa succedere. Bellissima l'azione di Ivan Gotti, sentiamo Di Benedetto. Claudio. Esatto, Davide, ha guadagnato un secondo sul tornante dove avevamo fatto il nostro cronometraggio, Gotti rispetto a Tonkov, Ugrumov e Olano. La sua azione mi sembra sempre abbastanza buona, sta spingendo uno dei rapporti di mezzo, credo un 17 o un 16, ha una buona, mi sembra che abbia anche una buona frequenza di pedalata. Non so se riuscirà a riportarsi su Zaina, però per il momento è anche lui quello che gli interessa di più, credo sia guadagnare terreno sui tre che sono dietro. Vedete la situazione all'ultimo cronometraggio, Gotti che si trova a 47 secondi e mezzo minuto dietro a Gotti i tre, Olano, Ugrumov e Tonkov. Guardate la posizione di Tonkov, rimane dietro e controlla. Crosa,
Bugno sulla ruota di Pavel Tonkov. Non sarà una grandissima notizia, ma oggi Gianni Bugno è tornato a essere un grande anche nella fatica. Ebbene sì, Gianni Bugno con Tonkov, Abraham Olano e Ugrumov. E invece una notizia importante questa, perché rivedere Gianni lottare in una tappa dura come questa vuol dire ritrovare un atleta, un campione che ha voglia di soffrire, voglia di dare spettacolo, voglia di rimanere al fianco della maglia rosa Pavel Tonkov, del campione del mondo Abraham Olano e di Piotr Ugrumov. Qualche parola da parte nostra nella parte iniziale di critica, sempre con grande rispetto per quel che riguarda il campione d'Italia. Oggi parole di grande elogio per quel che riguarda un ragazzo, aveva vinto la tappa di Aosta che aveva un profilo che non poteva essere paragonato con quella di oggi. Vedere Gianni lottare, guardate come una volta ripresi questi tre atleti si sia messo davanti a tirare. Vedere Gianni lottare a fine giro in una tappa così dura è una notizia veramente importante, vuol dire che Gianni ha recuperato la voglia di lottare, di soffrire, di essere nuovamente campione assieme ai campioni. L'abbiamo visto prima sulla marmolata e anche prima tenere la ruota dei primi, non rispondere agli scatti secchi, ma in questo caso è ritornato sotto molto bene, ancora dell'energia da spendere e stacca addirittura Olano, Ugrumov e Tonkov. Grande Bugno oggi, grande, bravo, veramente. Bravo, bravo Gianni. 5 chilometri alla conclusione, addirittura Gianni prova ad attaccare in questo finale. Guardate come che moto d'orgoglio da parte di Ugrumov, e adesso Gianni si accoda, ma è già un grossissimo risultato essere lì con loro. Ugrumov, Olano, Tonkov e Bugno all'inseguimento di Zaina, che ha poco più di un minuto nei confronti di questi quattro uomini ed un altro italiano, grande protagonista, Ivan Gotti, che deve recuperare 44 secondi. Nuovo cronometraggio ci viene proposto a pochi chilometri dalla vetta del Pordoi, 4 chilometri dalla vetta, un'azione esplosiva da parte di Zaina che si era fatto preparare il terreno da due compagni di squadra, Zverg e Pelliccioli, nel giorno in cui la sua squadra, la Carrera Longoli Sport, perdeva il Diablo. Chiappucci che sulle prime rampe del Pordoi abbandonava il Giro d'Italia per la prima volta in carriera. Anche per la Carrera Longoli Sport una giornata agrodolce, può arrivare al successo con Zaina nel giorno in cui perde Chiappucci. Zaina può guadagnare posizioni in classifica generale, puntare al podio e forse anche alla maglia rosa. Ricordiamoci che domani c'è una tappa veramente incredibile e troviamo un altro protagonista, Ivan Gotti, l'anno scorso straordinario protagonista sulle strade del Tour de France, ieri ha pagato un po' la cronometro, oggi torna nuovamente tra i primi. Vediamo quanto ha da recuperare, 49 secondi su Zaina che sta guadagnando terreno, e alle loro spalle il campione del mondo Olano con Ugrumov che è terzo in classifica generale e sta mantenendo, vuole arrivare anche lui a difendere il podio e domani giocarsi il tutto per tutto. E Gianni Bugno, lasciamo per qualche istante la parola al pubblico che li sta incitando, sentiamo loro. Da recuperare per Olano, Ugrumov e Tonkov. Beppe, sì sì, è buona comunque l'azione di Bugno che si è accodato ai tre che non, nessuno di questi tre vuole forzare l'andatura, tutti hanno paura, però davanti Zaina sta veramente guadagnando parecchio, anche Gotti sta andando su bene, e per la gioia dei sportivi, tutti i tifosi che ci sono qua, vedere due corridori italiani davanti è veramente una grande cosa. E ritrovare cosa. Un altro come Gianni Bugno, 5 secondi per noi. E in salita Zaina è il numero uno, pensate, al Gran Premio Lotteria aveva un vantaggio su Olano, Tonkov, Gotti e Ugrumov di 25 secondi, adesso ha un vantaggio di 1 minuto e 26 sul gruppo della maglia rosa. Questo vuol dire che in 7 km e mezzo, 8 di salita, ha guadagnato un minuto su atleti come Olano, Ugrumov e Tonkov, a cui si è aggiunto anche Gianni Bugno. E questo vuol dire che al momento Zaina si sta attestando alle spalle di Tonkov e Olano al terzo posto in classifica generale e sta guadagnando veramente terreno. Sì, però dobbiamo dire anche per la verità che i tre dietro si stanno marcando, nessuno di questi vuole forzare l'andatura. Bugno lunga! Sì, questo ti dà la dimostrazione che i tre si stanno controllando, nessuno vuole spendere energie, tutti hanno paura di Olano e Ugrumov che cerca di mantenere leggermente alta l'andatura proprio per non farsi soffiare il posto in classifica, però direi che l'andatura dei tre certamente non è molto forte. Tre italiani in finale veramente esplosivo di questa tappa, e tre italiani che stanno guidando questa frazione, Zaina,
che è al comando, Gotti con 49 secondi e Bugno che si è lasciato alle spalle Olano, Ugrumov e Tonkov, ed eccolo qui Zaina, può vincere la tappa, può arrivare veramente a guadagnare posizione in classifica generale, è il più forte in salita e domani abbiamo un'altra tappa veramente incredibile. Sentiamo Di Benedetto e poi Crosa. Claudio, allora Davide, velocemente il distacco di Rebellini a 4 dall'arrivo, 2.05, Giacomo chiede la linea. Giacomo, attacco di Olano e Ugrumov che cerca di portarsi sotto, ma Olano tiene ancora 3-4 metri e prosegue ancora sui pedali. Ugrumov sembra guadagnare ancora qualcosa, ma Ugrumov sta portando sotto Tonkov e Abraham Olano si sta portando ora su Gianni Bugno che fa da riferimento, e Ugrumov che riesce a riportare Tonkov e la maglia rosa sulla ruota del campione del mondo e Olano sulla ruota di Bugno. E adesso vediamo se Olano si ferma oppure tira dritto, lo vediamo tra 5 secondi. Che finale amici sportivi, vediamo, Olano è andato a riacciuffare Bugno, vediamo se tentano ancora di scattare oppure rimangono lì assieme dopo 7 ore, 5 primi e 27 secondi. Oltre 200 chilometri, guardate che battaglia quest'oggi sulle strade del Giro d'Italia. Adesso è Ugrumov, va a forzare. Naturalmente Tonkov sa che se vuole rimanere in vetta alla classifica generale deve rimanere attaccato a Olano. Ormai non ci sono più a buoni. Anzi no, attenzione, ripreso Bugno, c'è la buono per il terzo posto, 4 secondi. Se Olano si piazza al terzo posto gli porta via, seppur per soli 3 secondi, la maglia rosa. Mentre Zaina ha veramente l'occasione di bissare il successo di Fiuggi in una tappa nettamente più bella, più impegnativa e veramente spettacolare. Io credo nelle corse a tappe degli ultimi anni, tour compreso, di non aver mai visto una tappa così bella con un confronto così serrato e per molti versi anche crudele tra gli uomini di classifica e con il campione del mondo che continua ad attaccare, a cercare di sganciare dal suo mostro posteriore la maglia rosa. Una battaglia veramente incredibile. Fa fatica a rispondere. Sì, però Olano sa, ha visto che Tonkov è in difficoltà, anche Ugrumov hanno pagato sulla salita precedente, fanno fatica a recuperare, sa che questa salita ha pendenze adatte a lui, è un corridore che scatta bene su questo tipo di pendenza che non supera certo il 12%, e Tonkov cerca di resistere. Tutte e due sanno che in caso di arrivo all'arrivo e non ci fosse un terzo corridore che porta via i secondi, ecco che Bugno scatta ancora, si giocano la maglia rosa per il piazzamento, quindi con dei secondi lì. Comunque, come hai detto tu, questo è un grandissimo finale. Beh, veramente, lasciatemelo dire, è bellissimo vedere Gianni lì davanti che si fa riprendere, prova a scattare e non dimentichiamoci di Gotti. Gotti che ha guadagnato su Zaina 3 secondi a 3 km dalla conclusione di questa tappa veramente straordinaria. Gotti 41 secondi da recuperare, Zaina al comando, Bugno, Olano, Ugrumov e Tonkov a 1.16, Robin con Rebellini e Schaefer a 1.30, Zaina davanti. Qui vediamo il cartello organizzativo, dovrebbe indicare 2 km alla conclusione. Zaina davanti, Gotti che lo insegue e Bugno che forza ancora davanti a Olano, Ugrumov e Tonkov e il pubblico che veramente si sta sgolando così come facciamo noi, ma è bello, è veramente bello seguire e raccontarvi queste tappe quando il ciclismo ci propone azioni e protagonisti come quelle di oggi. Bugno, grande Bugno, oggi ha ritrovato la condizione, ha ritrovato la voglia. Grande Bugno e grande Zaina. Zaina non si discute, l'abbiamo visto sulla Marmolada, quindi grande protagonisti italiani qui nel finale, ma il pubblico e la gente, i tifosi se lo merita. Dietro staremo a vedere perché fino alla fine ci sarà uno scontro emozionante anche per la maglia rosa. Comunque vada Zaina e secondo me farà un buon salto in classifica, e anche Gotti si sta comportando bene. Chiedo a Bonici, sentiamo un po' di pubblico ancora per accompagnare la marcia di Zaina in questo finale. Sulle strade del Giro qualche problema in più per Zaina che addirittura deve dribblare i fuggitivi. 38 secondi sta guadagnando terreno Gotti alle spalle di Zaina. Vediamo la situazione subito dietro, Olano che forza ancora e Tonkov dietro. Sentiamo Di Benedetto. Claudio, Davide, io sono dietro a Gotti che ha mangiato altri 3 secondi a Zaina, che credo però stia controllando, sta guadagnando 3 secondi al chilometro. Ugrumov in difficoltà, Crosa.
Ancora scatti di Olano e Tonkov che ora risponde bene, Bugna ancora e Ugrum in effetti sta perdendo contatto e sta cercando ora disperatamente di riagganciare Gianni Bugno che chiude la fila dei tre. Grande prova di Bugno quest'oggi e Olano che vuole togliersi, scrollarsi dalle ruote ma al momento non ce la fa. La maglia rosa di Tonkov, Zaina si merita veramente un applauso grande e lungo tutti questi chilometri e il pubblico glielo sta tributando. 1200 metri, 1,2 km alla fine per Enrico Zaina, bravo, 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 una muraglia umana gli si para davanti, apritevi, apritevi, attenzione, lasciatelo passare perché questa è una vittoria veramente che vale tantissimo, una spinta, non si fa così, apritevi, apritevi, passa Zaina agli ultimi 1000 metri, straordinario, straordinario interprete Zaina di questa 20ª emozionante tappa del Giro. Zaina, ci sono dei momenti nei quali non riesce nemmeno più a vedere la strada, entusiasmo del pubblico ma gli devono lasciare spazio libero, vedete, gli dice fatemi passare, è difficilissimo impostare le traiettorie nei finali, ci vogliono delle moto lì davanti, sì. Però non si può continuare così, la gente la capisco, adesso ci sono le transenne, c'è spazio, sì, perché dai, non è possibile che per un niente si possa far cadere un corridore che ha sofferto per un Giro d'Italia, per un niente perdere così, non bisogna che succeda. Hai perfettamente ragione, anche perché il corridore in alcuni tratti non riusciva nemmeno più a vedere le traiettorie da seguire, adesso transenne e può lasciare esplodere sui pedali tutta la potenza Zaina che ricordiamo guadagnerà posizione in classifica generale, potrebbe trovarsi al termine di questa 20ª tappa al terzo posto in classifica, grande assoluto protagonista di giornata. Alle sue spalle Gotti che guadagnerà terreno nel giorno in cui Berzin perderà terreno, contatto con le prime posizioni in classifica generale. Poi vedremo lo sprint tra Olano che vuole arrivare a strappare la maglia rosa a Tonkov, poi Ugrumov, ma seguiamo questo finale veramente straordinario di Enrico Zaina. Beh, oramai ce l'ha fatta, oramai ce l'ha fatta, calcoleremo cosa riesce a guadagnare, penso che oramai sia agli 800-700 metri. È un grande bravo, è un corridore di grande esperienza che ha saputo dosare le energie ieri, non è un grande cronometrista ma qui ha dimostrato la sua grande fama di grande scalatore. Allora ricordiamo aveva 1,18 all'ultimo rilevamento, cambia ancora rapporto da dietro l'ammiraglia della Carrera Longoni Sport che lo ha accompagnato, un'azione nata sul passo Fedaio in una tappa che prevedeva ben 4 Gran Premi della Montagna in rapida successione, ha rotto ogni indugio sul Fedaio, si è lasciato tutti alle spalle Tonkov e Ugrum che hanno provato subito a rispondere, si sono fatti male, hanno rischiato tantissimo, addirittura Tonkov sul Fedaio sembrava poter accusare una giornata di grande crisi, ha dovuto rallentare, diminuire il ritmo veramente in crescendo di Zaina che quest'oggi, ripeto, potrebbe arrivare a togliere il terzo posto in classifica generale. Eccolo. A Ugrum e chissà domani che battaglia che vedremo sulle strade che portano l'Aprica, ma adesso godiamoci veramente questi ultimi 150 metri di Enrico Zaina, vincitore di questa tappa sul Pordoi. Sul Pordoi avevamo accolto l'arrivo vittorioso di Franco Chioccioli in maglia rosa nel 1996, un altro italiano in testa al Pordoi ed è Enrico Zaina, vince alla grande una tappa difficilissima e adesso scatta il nostro cronometro per vedere il risultato Gotti di questa sua azione. Gotti al secondo posto e dietro ci sarà poi lo sprint tra Olano, Tonkov e Ugrum, uno sprint che vale una maglia rosa. Beppe. Sì, grande emozione, grandi protagonisti oggi. Gotti che ha speso tanto ancora, troppo tanto prima di arrivare nella fase decisiva. Io l'avrei giocato solo nel finale, però grande coraggio, grande carattere, grande energia per questo corridore che merita un bravo come Zaina. Tu alludi naturalmente all'azione offensiva, certo, prodotta da certo Gotti nella fase iniziale. Vediamo il ritardo di Ivan Gotti che ricordo in classifica generale stamattina era ottavo con un ritardo di 4,09 da Tonkov, anche lui guadagna tempo in classifica, vediamo Gotti 47 secondi per Ivan Gotti e poi vediamo la volata Ugrum, Bugno però davanti, Bugno che vince la volata del terzo posto, vediamo testa a testa tra Bugno e Olano, Bugno, Olano a 1,04, poi a 1,05 Tonkov e poi a 1,08 Ugrumov, un secondo tra Olano e Tonkov in questo sprint. Potrebbero essere a pari tempo, dipenderà dalla giuria, calcolerà i metri per dare il distacco. Va bene,
un secondo di cronometro, cioè qui dobbiamo aspettare la giuria, dobbiamo aspettare la giuria. Se la giuria gli dà un secondo potrebbe strappargli veramente la maglia rosa. Qui veramente oggi dobbiamo aspettare la giuria, mentre arriva Robin a 1:32 e cominciamo a valutare il vantaggio di Zaina nei confronti di Gianni Bugno. Signori, era una tappa straordinaria, arrivo al Pordoi, tre italiani ai primi tre posti, Zaina che vince la tappa, Gotti al secondo posto e Bugno al terzo, davanti a Olano, a Tonkov, a Ugrumov, a Robin che è arrivato a 1:32 e a Davide Rebellin, la maglia rosa dei primi giorni di questo Giro d'Italia. Anche Rebellin si è difeso a denti stretti, vediamo, passa davanti a Schäfer, vediamo il ritardo, 2 minuti e 7 secondi, a 2:08 c'è Schäfer. E qui naturalmente aspettiamo Berzin, il vincitore di ieri. Come dicevamo, oggi Berzin dà veramente l'addio ai sogni di gloria, al podio di questo Giro d'Italia. Ma guarda, mi è difficile dire, le immagini hanno parlato veramente tanto. Oggi un grande finale, grandi protagonisti e probabilmente si profila un pari tempo, secondo me. E adesso staremo a vedere la giuria cosa deciderà, però comunque un grande protagonista, un grande coraggioso, un corridore di grande esperienza che ad una certa età, certo non giovanissimo, ha trovato la sua dimensione e ha dimostrato di essere un grande scalatore, un corridore che non ha paura di niente e di nessuno e di rischiare di tutto, e gli è andata bene. Abbiamo parlato oggi della Panaria che trovava Tonkov nell'anno in cui perdeva Fondrest, parliamo della carriera Longoni Sport, una squadra nell'anno in cui è il secondo anno non riesce a schierare il proprio uomo di punta in tappe come queste, Pantani, nel giorno in cui perde Claudio Chiappucci che si ritira per la prima volta in carriera dal Giro d'Italia, ci presenta un atleta, come hai detto tu, non giovanissimo ma straordinario, come Enrico Zaina, che arriva al successo di tappa. Zaina che ha il microfono di Benedetto. Claudio. No Davide, non è ancora pronto, Enrico Zaina si sta cambiando in questo camper qua dietro, ma lo speaker ha dato i distacchi ufficiali, quindi Bugno 1:04, Olano 1:04 come Bugno, Tonkov 1:05, Ugrumov 1:09, quindi Olano e Tonkov vanno allo stesso tempo in classifica generale. E adesso dovremmo aspettare le decisioni della giuria. Beppe. No ma Davide, sì. Questo era lo speaker che comunicava un tempo ufficiale della giuria, Sì, ma dei cronometristi, insomma. Ma in effetti mi è parso proprio questo, l'ho detto subito. Adesso staremo a vedere, calcoleranno anche i centesimi. Staremo a vedere, comunque sembra in questo momento che siano a pari tempo. Claudio, naturalmente ragguaglie. Faustini arriva adesso, 3:55. Ricordiamo ai nostri amici il regolamento in caso di pari tempo in classifica generale, Beppe. Sì, adesso dobbiamo vedere, aspettiamo un attimo, lasciamo che la giuria faccia il proprio lavoro, calcoli guardando il fotofinish se ci sono i metri per dare il secondo. E intanto sta arrivando Yevgeny Berzin. Come vi dicevo, quest'oggi Eugenio dovrà dare l'addio ai suoi sogni di gloria, alla possibilità di podio sul Giro d'Italia. Non riesce a tenere il ritmo in salita di atleti come Tonkov, Ugrumov, come il suo compagno di squadra Ivan Gotti, come il campione del mondo Avram Olano, che dopo un primo momento di difficoltà invece ha risposto molto bene. 4:36 il ritardo di Berzin, linea a Di Benedetto. Claudio. Mi senti? Sì, vai. Ok, mi sono informato dall'avvocato Castellano, che è il direttore organizzativo del Giro d'Italia, calcoleranno i centesimi di differenza sulla cronometro di ieri. Perfetto, quindi viene confermata quella prima nostra impressione, che ci possa essere questo secondo tra Olano e Tonkov, e poi la giuria, i cronometristi calcoleranno i centesimi e lì verrà decisa la nuova maglia rosa. Vediamo l'arrivo, Olano che perde il terzo posto, si fosse piazzato in terza posizione.